Colleghi, buongiorno. È ora di dare inizio alla seduta. Prego gli assistenti d'aula di rimuovere i cartelli che vedo posizionati sulle sedi di alcuni consiglieri che non ci consentono di cominciare la seduta, quindi vi prego di rimuoverli. Allora, eh, hanno chiesto congedo per la seduta odierna i consiglieri Presidente Roberto Maroni in, per impegni istituzionali, audizione presso Commissione Bilancio a Roma, sottosegretario Ugo Parolo per impegni istituzionali, incontro con Associazione mutilati e invalidi di guerra, rappresentanti delle istituzioni delle forze armate su delega del presidente Maroni. Il consigliere Marco Carra per motivi di salute. I consiglieri Fabio Rolfi, Onorio Rosati e Raffaele Straniero per motivi personali. Se non vi sono opposizioni, i congedi si intendono concessi. Vi informo altresì che hanno comunicato l'impossibilità di essere presenti ai lavori. Gli assessori esterni Viviana Beccalossi e Paola Bulbarelli per impegni istituzionali e Simona Bordonali per motivi di salute. Non vedo opposizioni, pertanto. Gli, impegni, gli congedi si intendono concessi, si vede che non ho suonato la campana, forse quello che non ha, diciamo, suscitato l'attenzione richiesta, quindi dichiaro aperta già da qualche istante la seduta di martedì 4 novembre. Vi chiedo un attimo di attenzione anche perché abbiamo condiviso in ufficio di presidenza, anche se in questo momento... Mi sento un po' abbandonato dai miei colleghi dell'ufficio di presidenza di iniziare questa seduta del 4 novembre con la commemorazione dei caduti di tutte le guerre. Vi chiedo pertanto un momento di attenzione. Oggi, come sapete, si celebra il giorno dell'unità nazionale, la giornata delle forze armate. Si celebra per ricordare il processo di unificazione nazionale nella data di emissione del Bollettino della Vittoria che poneva fine alla prima guerra mondiale e la vera vittoria fu la conclusione di questo tragico e sanguinoso conflitto. Eh, un 4 novembre quest'anno reso un colpo significativo dalla concomitanza con il centenario dell'inizio della prima guerra mondiale che abbiamo ricordato ufficialmente in questa sede pochi giorni fa. Eh, Quest'oggi è previsto l'omaggio da parte del Presidente della Repubblica al milite ignoto, proprio quello della Prima Guerra Mondiale, che riposa presso l'altare della patria, che è il simbolo per tutti i caduti del nostro Paese. Sono previste anche tante manifestazioni a cui purtroppo né io né credo molti di noi potranno partecipare a causa della concomitanza con il Consiglio regionale. Per questo motivo abbiamo condiviso ieri in ufficio di Presidenza l'opportunità di iniziare i lavori quest'oggi. Facendo memoria di questo fatto, sia come espressione di fiducia e di gratitudine verso i membri dei corpi armati, verso ogni singolo membro dei corpi armati, che rappresentano un po' gli angeli custodi della nostra convivenza civile, della nostra sicurezza, i primi protettori e garanti della pace e della democrazia. E certamente a loro va. A nome di tutto il Consiglio regionale il mio grazie personale, ma credo il grazie di ciascuno di noi. Il loro sacrificio, il loro impegno, la loro fatica quotidiana, che talvolta arriva fino a richiedere il dono della vita, è un sacrificio grande che deve essere guardato da tutti e soprattutto da chi come noi ha ruoli nelle istituzioni, con rispetto, con stima, ma anche con sostegno perenne e convinto. Questo è un momento in cui nello scenario internazionale vediamo presenti in maniera drammatica eventi bellici, focolai di gravi tensioni, rumori di guerra anche alle porte dell'Europa. Per questo credo che l'occasione di oggi debba essere una volta di più un'occasione per dire senza reticenze che noi stiamo dalla parte della pace e che siamo convinti che la pace vada costruita, che ci vuole più coraggio e più forza per costruire la pace che non per fare la guerra che la pace va costruita anche nei piccoli gesti quotidiani, ripudiando gli estremismi, le violenze, le divisioni, ma anche quei piccoli gesti di scontro, gli insulti, la volontà di far prevalere il proprio punto di vista, che a volte accadono anche fra di noi, anche qui, e che sono il primo sforzo a cui siamo chiamati tutti se vogliamo costruire la pace. E dunque oggi il nostro Consiglio regionale rivolge il pensiero grato a tutti i componenti delle forze armate di ogni ordine e grado, ma rivolge anche un pensiero ancora più grato, ancora più attento, ancora più carico di memoria e di gratitudine ai caduti di tutte le guerre, a tutti coloro che hanno perso la vita per difendere e tutelare il nostro Paese e per costruire le condizioni che permettono a noi di vivere in un regime di pace e di democrazia. Ci stringiamo commossi in un abbraccio a tutti i familiari dei caduti di tutte le guerre e con tutti loro ribadiamo mai più la guerra, costruiamo insieme la pace. Per tutti costoro vi chiedo un minuto di silenzio. Riprendiamo il nostro ordine del giorno che prevede ora le comunicazioni del Presidente. Le comunicazioni saranno molto brevi. La prima riguarda il ritiro di atti di sindacato ispettivo, il Consigliere Brambilla. Con nota del 31 ottobre ha ritirato l'interrogazione 31-31 del 20 ottobre, di cui era primo firmatario il consigliere Pizzul, concernente l'autorizzazione dell'esercizio di attività estrettive in provincia di Sondrio e compatibilità con la legge regionale 1-2014, 1 ottobre 2014, numero 27. Il consigliere Bambilla ha ritirato inoltre, sempre il 31 ottobre, l'interrogazione in 31-35 del 28 ottobre. Concernente servizio di ossigeno, terapia domiciliare per gli assistiti residenti nel territorio della di Monza e Brianza. La seconda comunicazione riguarda risposte scritte dalla Giunta regionale. L'assessore alle infrastrutture e mobilità Cavalli ha risposto all'interpellanza 5020 l'iniziativa del consigliere Vellani, concernente aumento dei costi degli abbonamenti sulla tratta ferroviaria Pavia-Milano dal 1 settembre con nota del 24 ottobre. L'assessore all'ambiente Claudia Terzi ha risposto all'interrogazione 22.56 iniziativa del consigliere Buffagni concernente criticità riguardanti il personale della società Cap Holding con nota del 3 novembre. L'assessore al territorio Beccalossi ha risposto a due interrogazioni la 22.65 l'iniziativa del consigliere Cecchetti concernente vasche di emanazione e situazione comune di San Vittorio Luna con nota del 3 novembre e 22.68 l'iniziativa della consigliere Macchi concernente criticità delle vasche di espansione delle piene del fiume Olona da realizzarsi nei comuni di Legnano, Canegrate e San Vittore Parabiago, con nota sempre del 3 novembre. Infine vorrei spendere una parola di più e vi chiedo un po' di attenzione per comunicare gli esiti della conferenza dei capigruppo ex articolo 23 che si è svolta ieri 3 novembre sulla calendarizzazione dei lavori consigliari sono state confermate le sedute già previste, che qui alla fine dell'anno saranno le sedute prego per cortesia un po' di silenzio chi ferma anche della Giunta che altrimenti poi succede che non ci comprendiamo sul calendario che viene comunicato, che ricorda i sensi del regolamento una volta comunicato, viene perfezionato e diventa cogente per i lavori dell'Aula forse alcuni disagi che abbiamo riscontrato anche nella giornata di ieri con una maggiore attenzione al calendario condiviso in sede di capigruppo sarebbero stati ridotti. Allora, intanto le date delle sedute che saranno nel mese di novembre tutti i martedì eh, rimanenti, cioè oggi il 18 e il 25, nel mese di dicembre i martedì 2, e 9, il lunedì 22 e il martedì 23 e il martedì 30. È stata inoltre calendarizzata la seduta di ripresa dopo la pausa per le festività di fine anno che sarà martedì 13 gennaio. Martedì 11 verranno affrontati come già previsto il PDL 142, abrogazione della legge regionale 17, 17 2004 calendario venatorio regionale. E il PDL 174, istituzione della Banca della Terra Lombarda. Questo nel corso della mattinata. Nel corso del pomeriggio inizierà la trattazione del PDL 140, disciplina per la riduzione del consumo di suolo e per il riuso del suolo edificato, eh, con la discussione generale. Martedì 18 novembre. Eh, affronteremo il PDL 181 disposizione in materia di servizio idrico integrato quello che era stato rinviato in commissione ed è ritornato dalla commissione in aula e il PDL 206 modifica la legge del 7 ottobre 2002 numero 20 contenimento della nutria questo durante la mattinata nel pomeriggio e con convocazione della seduta notturna Affronteremo il PDL 140, disciplina per la riduzione del consumo di suolo, per l'uso del suolo edificato, per la conclusione della trattazione e le votazioni. Il PDL 140, pertanto, avrà assegnato un tempo complessivo di 14 ore, suddiviso tra la seduta pomeridiana di martedì 11, 5 ore e 30 e la seduta pomeridiana e notturna di martedì 18, 8 ore 30 questo per garantire lo spazio per poter affrontare con una discussione ampia le questioni di merito che sono rimaste ancora oggetto di approfondimento e bisognosi di un ulteriore confronto in sede di commissione. Mi auguro francamente che questo tempo venga usato per discutere gli emendamenti di merito e non per meri atti di ostruzionismo che non credo aiuterebbero quest'Aula, a diventare più consapevole dei provvedimenti che stiamo per assumere. Con questo si esauriranno le sedute del martedì 11 novembre e 18 novembre. Il previsto dibattito su Expo 2015 viene rinviato a martedì 25 novembre e adesso saranno collegate la trattazione della risoluzione 23 Proposte di risoluzione concernenti interventi urgenti in materia di turismo e 24 proposte di risoluzione concernenti un aggiornamento normativo in materia di turismo. E se esaurito nella trattazione della Commissione, il PDL 130 agli orti di Expo. Martedì 2 dicembre si svolgerà la consueta seduta, primo martedì del mese, per la trattazione di atti di sindacato ispettivo e di indirizzo. Martedì 9 dicembre. Si svolgerà il previsto dibattito sulla riforma delle autonomie locali e mi auguro per quella data sarà disponibile l'annunciato provvedimento eh, proposto dalla Giunta e affronteremo il documento di economia e finanza regionale 2014. Lunedì 22 e martedì 23 dicembre si svolgerà la sessione di bilancio. Martedì 30 dicembre è stato calendarizzato il PDL 201 indicato come prioritario dalla Giunta disposizioni in materia di vendita di carburanti per autotrazione. Martedì 13 gennaio riprenderemo con il PDL 21, istituzione della leva civica volontaria regionale e il PDL 137 bis, abilitazione alla professione della guida turistica a livello nazionale, naturalmente se saranno concluse le, eh, gli approfondimenti richiesti e l'esame in Commissione. Eh, il referendum 22, il referendum consultivo Lombardia-Regione Statuto Speciale, su richiesta del gruppo Lega Nord, è stato indicato come prioritario. Pertanto, l'argomento dovrà essere incardinato nei lavori delle commissioni con una tempistica tale da consentire la trattazione in aula entro il mese di febbraio 2015. Il PDL 187. Disposizioni per la razionalizzazione e dell l'utilizzo delle nuove tecnologie, eh, al fine agevolare l'incontro tra domande e offerte di servizi di trasporto pubblico locale non di linea, su iniziativa del consigliere Decorato, è stato aggiunto agli altri PDL già indicati come prioritari dai gruppi, ivi inclusi quelli proposti dalle minoranze, che sono già stati annunciati all'Aula a valle di precedenti riunioni ex articolo 23. Pertanto resta inteso che tutti questi provvedimenti costituiscono priorità per il lavoro delle commissioni. Questo è quanto stabilito nella conferenza dei capigruppo. Spero con questo che anche le vicende che si sono svolte ieri in commissione si possano considerare superate da una decisione in spirito conciliativo che ieri abbiamo assunto in conferenza dei capigruppo. Consigliere Brambilla, lei chiede di intervenire? Su che cosa? Prego. Non Grazie. è previsto che ci sia un dibattito, ma visto la particolarità della situazione, le do volentieri la parola. Grazie. Non è mia intenzione riaprire una discussione in considerazione del fatto che come lei ha ora confermato, ieri sera siamo riusciti non senza fatica a trovare poi una intesa che possiamo definire quasi soddisfacente anche per le garanzie delle minoranze. Eh, però è necessario da parte nostra eh, rivolgere a lei in aula direttamente l'invito affinché quanto è successo ieri ma eh, negli scorsi giorni rispetto alla discussione di un provvedimento importante come quello contenuto nel PDL 140 non abbia a costituire un precedente per i lavori di questo Consiglio. Eh, come dicevo eh, l'intesa che è stata raggiunta ieri sera e la proposta di calendarizzazione e di discussione distribuita sulle due sedute alla fine pensiamo possa garantire uh, un tempo adeguato di discussione che a questo punto, anche se in maniera un po' impropria e surrettizia, viene a sostituire quella discussione che non è stato possibile avere in Commissione. Non le sfuggirà oltretutto il fatto che uh, vi sono due Commissioni che non hanno ha ancora espresso il proprio parere su questo provvedimento e nonostante ciò ieri si è provveduto alla votazione definitiva del provvedimento stesso all'interno della Commissione Quinta. Eh, L'iter quindi che è stato seguito per eh, l'esame eh, in Commissione e anche le modalità con le quali sono state effettuate le votazioni riteniamo che abbiano eh, travalicato i contenuti del regolamento stesso. Eh, ci rivolgiamo di conseguenza a lei quale garante di quest'Aula e del rispetto delle prerogative di tutti i singoli consiglieri, ma in particolar modo delle minoranze, affinché questo non abbia a ripetersi e che si trovi eh, al più presto anche eh, sotto la sua guida e il suo indirizzo, eh, una intesa su come d'ora in avanti gestire situazioni come quelle che si sono verificate all'interno della commissione quinta ieri, che eh, non vadano al di là appunto di quanto il regolamento prevede e non comportino queste applicazioni che ieri sono suonate come una evidente forzatura. Della lettera regolamentare. Grazie consigliere Brambilla. Eh, vedo che si sta aprendo un dibattito. Io credo che non sia il caso diciamo, di eccedere in questo dibattito, ma credo anche che sia giusto chiarirsi in aula su quello che è avvenuto ieri. Pertanto, do la parola al consigliere Fiasconaro. Che l'ha richiesta. <coughs> Poi ho due richieste di intervento <coughs> della maggioranza, consigliere Sara, consigliere Piazza. Mi limiterei qui, prego consigliere. Grazie Presidente. Noi non siamo assolutamente d'accordo con quanto ha appena detto il consigliere Brambilla, nel senso che noi non riteniamo assolutamente soddisfacente l'accordo che è stato trovato ieri in conferenza dei capigruppo e non ci facciamo comprare con due o tre minuti in più di discussione in aula su questo provvedimento. Secondo noi ieri è avvenuto in Commissione Quinta un gravissimo atto di forza della maggioranza che ha messo a tacere le opposizioni nel loro sacrosanto diritto di opporsi e di discutere i provvedimenti legislativi. È, stata è stato applicato un contingentamento dei tempi eh, inusuale, inspiegabile e non previsto dal regolamento, è stato applicato un eh, accorpamento di emendamenti inusuale, inspiegato e non previsto dal regolamento ed è stata messa in atto anche da parte del Presidente del Consiglio un'interpretazione illegittima del regolamento a termini stessi del regolamento perché per interpretare il regolamento bisognava convocare e eh, chiedere il parere della, della giunta del regolamento tutto questo non è avvenuto e ieri si è scritta una bruttissima pagina eh, per la democrazia in questa regione quindi noi oggi come vede ci sono solo io e presto anch'io abbandonerò quest'Aula, noi oggi comunichiamo all'Aula che non parteciperemo a questa seduta e lo facciamo per dare un segnale forte, deciso e proprio perché rispettiamo e abbiamo assolutamente a cuore l'importanza dell'istituzione, ci sentiamo oggi di voler celebrare il funerale, la morte della democrazia per quello che è avvenuto ieri in commissione. Quindi comunico all'Aula che noi oggi non parteciperemo ai lavori e lo facciamo anche per la maggioranza. Lo facciamo per farvi capire che quello che avete fatto ieri è gravissimo e che avete creato un precedente pericolosissimo. E lo facciamo per farvi capire che anche voi potreste trovarvi nelle condizioni di essere minoranza e potreste trovarvi, ma da parte nostra sicuramente non succederà qualora dovessimo diventare noi maggioranza, non veder eh, rispettati i vostri diritti. Quindi lo facciamo anche per voi e per ribadire un sacrosanto diritto di opporsi e di discutere nel merito le questioni. Tutto questo ieri non è avvenuto e anche da parte sua, Presidente. C'è stata una forzatura interpretativa sul regolamento che noi in quest'Aula denunciamo e con la nostra non presenza oggi vogliamo denunciarla in maniera forte, decisa, ma rispettosa di quest'Aula. Grazie. Grazie. Consigliere, eh, prima che lei se ne vada, consigliere Fiasconaro, mi permetta di fare questa considerazione. È una concezione ben embrionale della democrazia quella secondo la quale o l'applicazione delle regole viene fatta come la penso io, o l'applicazione delle regole se viene fatta diversamente da come la penso io, è la morte della democrazia. Mi sembra una concezione che ha bisogno di maturare un po' verso forme che la civiltà ha insegnato a essere un po' più evolute. Eh, la sua posizione, come lei avrà notato ieri in conferenza dei capigruppo, è la posizione che legittimamente esprime il Movimento 5 Stelle, ma non è la posizione né dell'ufficio di presidenza in cui sono rappresentate le forze di maggioranza e di minoranza, né, compreso il Movimento 5 Stelle, né la posizione del resto dei capigruppo e dei gruppi che sono presenti in quest'Aula. Io le ribadisco, come le ho detto ieri, che l'articolo 14 del regolamento tra i doveri del Presidente indica quello di far osservare il regolamento, che dice sia il regolamento che lo statuto che l'ufficio di presidenza coadiuva il Presidente, anche nella tutela dei diritti delle minoranze che ieri per questa ragione l'ufficio di presidenza ha convocato il presidente della Quinta su richiesta del gruppo 5 Stelle, dopo che il Movimento 5 Stelle aveva occupato l'aula dell'ufficio di presidenza, con una modalità il cui contenuto democratico lascio valutare a lei e a tutti i consiglieri, eh, e eh, nonostante questo approfondimento abbia portato a constatare come fossimo all'interno dell'ambito, anche con il conforto dei dirigenti del Consiglio, di quanto previsto dall'articolo 39, prendo atto che una valutazione diversa del Movimento 5 Stelle è sufficiente per far ritenere a lei e al suo gruppo che è morta la democrazia. Ripeto, credo che questa sia una concezione di democrazia che forse ricerca di più la visibilità derivante da un articolo sui giornali che il contributo alla discussione sui contenuti. Detto questo, detto questo, se i colleghi del 5 Stelle intendono abbandonare l'aula sono pregati di farlo, se invece non intendono abbandonare l'aula sono invitati a prendere posto, quello che non possono fare è diciamo, tenere un comportamento che non consente all'aula di proseguire i lavori. La possibilità di replicare in quest'Aula è consentita a chi rimane in Aula. Chi ritiene di abbandonare l'Aula non può replicare. Ha chiesto di intervenire il consigliere Sala nella facoltà. Grazie Presidente, grazie consigliere. Intanto mi fa piacere che si chiariscano alcune condizioni della situazione di ieri. Io devo dire, Presidente, che saluto con grande piacere, con grande entusiasmo, con vera soddisfazione il fatto che il Movimento 5 Stelle abbia abbandonato l'Aula oggi. Sono contento che l'abbia abbandonata, perché quello che è avvenuto ieri in Commissione da parte del Movimento 5 Stelle, cari consiglieri, denota altezzosità, protervia, scherno messo in atto nei confronti del Presidente e non solo del Presidente, volgarità. Fischiare per ben 20 minuti con i fischietti quelli che utilizzano gli arbitri in Commissione credo sia da considerare non solo una presenza e un'ostruzione ai lavori della Commissione, ma un segno vero e proprio di disprezzo nei confronti dei consiglieri, del Presidente, delle istituzioni e dell'Aula della Commissione. Sei consiglieri del Movimento 5 Stelle presenti ieri in Commissione con i fischietti. Questo la dice lunga sull'ostruzione che si voleva mettere in atto e sulla volgarità del gesto. Signori miei, mi riferisco anche al capogruppo Brambilla, guardate che in questo periodo il Presidente ha chiesto alle minoranze per almeno una decina di volte di presentare degli emendamenti di merito sui quali potevamo discutere assieme. Mi risulta che anche lei, Presidente, Presidente Brambilla è stato convocato almeno un paio di volte, una da me, e in quell'occasione, compreso ieri quando ho chiesto per almeno cinque volte che si esprimessero, si ritirassero gli emendamenti, 1338 emendamenti non possono essere considerati un'ostruzione. Ho chiesto anche ieri per almeno cinque, sei volte in Commissione che si portassero cinque emendamenti per ogni gruppo di minoranze e si ragionasse nel merito. La vostra è stata solo ed esclusivamente ostruzione e così è stato. Per quanto riguarda il regolamento, devo dire che il regolamento lo leggete voi, lo studiate voi come lo studio anch'io, l'articolo 39 ha permesso al Presidente e alla maggioranza di metterci in condizioni di votare un provvedimento sul quale è vero siamo ed eravamo granitici come maggioranza, ma devo anche dire che il ruolo di distinzione tra maggioranza e minoranza deve esistere. Forse è la prima volta che succede in questa legislatura, bene, è la prima volta. Io mi auguro che succeda per la prima volta e che succeda anche per altre volte. Siamo stati eletti come maggioranza e dobbiamo governare. 1338 emendamenti la dicono lunga sull'atteggiamento che si voleva assumere, dopo che questo Presidente vi ha chiesto per almeno dieci volte di esprimere emendamenti di merito sui quali misurarci. E allora se le, storie, se le questioni stanno così... Mi fa eh, dispiacere che anche voi ieri abbiate voluto condividere alla fine, senza intervenire, l'atteggiamento di un gruppo, quello dei grillini, che ha usato semplicemente volgarità, protervia, maleducazione, mancanza di rispetto dell'Aula, mancanza di rispetto dei consiglieri e anche del Presidente. Non si ragiona così. L'istituzione è considerata sacra, l'educazione deve essere il primo momento che distingue il lavoro di un consigliere di quest'Aula come quello delle commissioni. Si può fare di tutto, ma non si può usare né la volgarità, né la protervia, né la, soprattutto la grande maleducazione. A me piacerebbe che i cittadini partecipassero quando ci sono questi lavori e quando si assumono questi atteggiamenti. E allora credo che se in una regione dal 25% questo gruppo è andato al 2% qualche ragione ci sarà, ma ci sarà qualche ragione anche se alcune persone che siedono qui sono stimate nelle loro comunità e ricevono consenso nelle loro comunità, perché signori miei sono delle persone serie, corrette ed educate. Grazie. Grazie, eh, darò ora la parola al Consigliere Piazza e al Consigliere Gallera. Ma ho chiuso le prenotazioni perché, come sapete, non è previsto un dibattito sulle comunicazioni del Presidente. Credo che si debba poi procedere agli atti di giornata. Prego, Consigliere Piazza. Signor sì, Presidente, io non voglio fare un dibattito, però credo che sia, eh, sarebbe non rispettoso di questa Istituzione oggi non richiamarci a lei rispetto a quello che è avvenuto ieri nella sala della Commissione. E il richiamo a lei è per la tutela delle maggioranze che dobbiamo fare, la tutela della maggioranza, perché ieri noi in quella seduta, nel momento in cui i signori del Movimento 5 Stelle, i consiglieri del Movimento 5 Stelle hanno iniziato a fischiare ininterrottamente mentre erano in corso le votazioni della Commissione, noi abbiamo assistito ad un atto di prevaricazione violenta che non fa onore a questa istituzione. Allora, il, si può essere d'accordo o non d'accordo sulle interpretazioni regolamentari, si può essere d'accordo o non d'accordo su una giornata di lavoro che ieri è stata sostanzialmente sull'interpretazione di come procedere rispetto alle votazioni, ma non si può assistere a quello che, eh, a cui abbiamo assistito ieri. Quindi il nostro richiamo è forte nei suoi confronti perché queste cose non possono essere tollerate. Noi non crediamo che le istituzioni siano un giardino d'infanzia, non crediamo che le istituzioni siano un modo per curare le proprie nevrosi e quindi in questo senso le chiediamo di intervenire. Grazie. Grazie consigliere Piazza, consigliere Gallera. Grazie presidente. Preghi per cortesia, per cortesia. La prima forma di democrazia è rispettare le regole, compresa quella che si interviene quando si ha la parola. Prego. No, per testimoniare la nostra assoluta condivisione rispetto alla conduzione adottata dal Presidente e all'assoluto rispetto delle regole, perché sento anche adesso alzarsi alcune voci concitate. Signori, tutti abbiamo, facciamo, abbiamo fatto parte di istituzioni locali, abbiamo esperienze amministrative. Ognuno di noi, quando è opposizione, usa tutti gli strumenti che ha per evidenziare la propria posizione e chi è maggioranza ha il compito e il dovere, nel rispetto delle posizioni di tutti, di portare a compimento i provvedimenti che vengono posti. Ve lo dico io che per 15 anni ho fatto la maggioranza al comune di Milano, abbiamo assistito a migliaia di emendamenti presentati dalle opposizioni, per esempio sul piano di governo del territorio e alla necessità di trovare una modalità per cui nell'arco di poche sedute e poche settimane si arrivasse alla conclusione. Abbiamo subito i ricorsi, abbiamo subito le, le, le dichiarazioni di assoluta mancanza di rispetto della democrazia di, e, e parole molto più forti. Dopodiché i casi della storia, qualcun altro ha vinto a Milano. Abbiamo presentato e presentiamo costantemente centinaia di emendamenti e vengono violati ogni minima regola che noi neanche ci eravamo sentiti in diritto di violare come il tempo a disposizione dei consiglieri per presentare gli emendamenti e quant'altro, da parte di quella maggioranza che in questo momento ha alzato con vigore la voce dicendo che non si stavano rispettando la, eh, la democrazia. Le votazioni per blocchi al Comune di Milano sono ormai diventate la consuetudine e se appena hai il timore di chiedere ma magari votiamo uno a uno ormai ti prendono per un pazzo. Quindi, signori, è giusto, ognuno cerca di evidenziare le proprie posizioni ed è giusto che l'opposizione lo faccia e qualcun altro cerca, quando ha la responsabilità di governo, di eh, invece dare portare avanti i provvedimenti che porta. Questo è nella dima, dinamica democratica. Meno abbiamo assistito a qualcosa che è stato meno della dinamica democratica. Qualcuno che forse si sente meno di quello che succede alla Camera dove si schiamazza e, e si fanno scene inenarrabili nel luogo che dovrebbe essere la, la, il, il, il luogo per antonomasia della democrazia, del dibattito, del confronto, invece ormai è diventato un'arena. Qualcuno qua si sentiva un po' sminuito del fatto che l'arena non la stava facendo e l'ha messo in campo. Io condivido sul fatto che ciò che è successo non da parte delle opposizioni che in maniera vibrante hanno portato i loro emendamenti, molti dei quali anche strumentali, ma ci mancherebbe, è evidente, ci sta, 500 emendamenti di merito sarebbe stato un titanico cioè, eh, poterli eh, immaginare. Avete fatto la vostra posizione, quando c'è stata una ferma indicazione da parte della maggioranza avete evidenziato la vostra contrarietà e poi magari da oggi proviamo a lavorare nel merito per portare eh, qualche contributo positivo alla delibera. Altri hanno scelto un atteggiamento diverso che non è stato rispettoso per nessuno di quelle istituzioni. Oggi, secondo me, hanno continuato un po' su quella linea, anche se in maniera molto più urbana, però riportiamo tutto all'interno di una dinamica democratica dove ognuno svolge nella maniera migliore dal proprio punto di vista il proprio lavoro. E io penso che il Presidente, con la giusta determinazione, abbia svolto in maniera egregia il proprio compito e noi l'abbiamo sostenuto e lo sosteniamo per questo. Allora Colleghi, intanto annuncio all'Aula che il Movimento 5 Stelle ha ritirato gli atti presentati dal proprio gruppo e quindi l'interpellanza 4031, l'interrogazione questione time 11.30, l'interrogazione questione time 11.29 e la mozione 313. Eh, io non condivido quanto ha detto prima il consigliere Sala, non credo che l'abbandono dell'Aula da parte di una forza politica possa mai essere salutato come un fatto positivo. Credo che sia doveroso mantenere in quest'Aula un clima di confronto che sappia gestire anche le situazioni di eh, dissenso e di conflitto, che in democrazia sono assolutamente fisiologiche, all'interno del rispetto delle regole. Quello che è avvenuto su questo PDL non è certamente una pagina esemplare, sia per l'uso inusuale che ha costituito un precedente senza precedenti, appunto un precedente nuovo di emendamenti ostruzionistici già in commissione, sia per le decisioni conseguentemente assunte di affrontare il PDL con modalità che in commissione non si erano verificati in passato se non solo in un caso nel 1990. Quindi mi auguro che il confronto tra i gruppi possa recuperare serenità. Considero la decisione di, assunta ieri in conferenza dei capigruppo un modo per ristabilire lo spazio per un confronto di merito. Mi auguro che si voglia far prevalere le ragioni del dibattito di merito sulle forzature da qualunque parte esse vengano, maggioranza o minoranza che sia. È il compito del Presidente non è quello di tutelare né le maggioranze né le minoranze, ma di tutelare le regole. Per il corretto svolgimento dei lavori nell'aula e nelle commissioni, questo è il criterio a cui io continuerò a ispirare il mio comportamento. Detto questo, esauriamo questo dibattito il rituale, ma credo non inutile e procediamo con l'ordine del giorno, con l'approvazione del processo verbale della seduta del 28 ottobre. Se non ci sono osservazioni, come di consueto, il processo verbale si intende approvato. Passiamo ora allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. La prima era l'interrogazione 1130 che è stata ritirata. Passiamo dunque ora all'interrogazione 1131, garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, l'iniziativa della consigliere della vicepresidente Sala Valmaggi e di altri consiglieri del gruppo PD. La vicepresidente Valmaggi ha facoltà di illustrarne il contenuto, lo farà dai banchi del gruppo. Grazie Presidente. Tra pochi giorni, il 20 novembre, come ogni anno si celebrerà la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza diritti che stentano ad essere eh, riconosciuti anche, oltre che nel campo internazionale, anche sul territorio eh, nazionale ed anche in eh, Regione Lombardia in alcuni, in alcuni casi e in alcune situazioni eh, particolari. Nel 2011 il Parlamento nazionale ha istituito la figura, l'autorità nazionale del garante dell'infanzia e dell'adolescenza. Regione Lombardia era arrivata prima perché con una legge appunto del 2009 aveva istituito, una legge approvata da quest'Aula all'unanimità, aveva istituito la figura del garante per l'infanzia e per l'adolescenza. Una legge del 2009... Una legge ormai di cinque anni fa, una legge votata all'unanimità che purtroppo però ancora oggi in Regione Lombardia non è stata applicata. Noi qui ci sforziamo di lavorare per arrivare a percorsi legislativi, in questo caso come in questo caso anche condivisi, poi però stentiamo, e questo è un caso particolare, a darne effettiva applicazione. Io ricordo all'assessore Cantù. Eh, che nel dicembre del 2013, in occasione della discussione del bilancio, abbiamo sostanzialmente condiviso una scelta, eh, cioè quella di modificare quella legge, la legge istitutiva del garante dell'infanzia, per venire incontro a una necessità, cioè quella di contenere i costi della politica e delle istituzioni. Abbiamo condiviso l'idea eh, di diminuire l'importo del possibile compenso al garante nazionale. Quello a detta anche dell'assessore era un prodromo per arrivare all'approvazione app della giunta del regolamento e poi alla nomina del garante dell'infanzia. È passato più di un anno e siamo ancora qui. Io sono ancora a chiedere all'assessore... Quali sono ormai i tempi stringenti perché la Giunta approvi il regolamento che permetta poi a quest'Aula di nominare finalmente il garante per l'infanzia e di diciamo, riprendere quella distanza che c'è ormai tra il livello nazionale e le altre regioni, per esempio il Comune di Milano e invece l'attività di Regione Lombardia? Grazie. Grazie. Risponde per la Giunta l'assessore Cantù per quattro minuti. Prego i colleghi di consentire con un clima di attenzione l'ascolto della risposta dell'assessore Cantù. Grazie. Chi intende discutere può farlo nel foyer. Grazie Presidente. In data 3 marzo scorso il segretario generale del Consiglio comunicava al segretario generale della Giunta che l'elezione del garante da parte del Consiglio regionale necessita di un passaggio preventivo imprescindibile, come è stato ricordato, rappresentato dall'approvazione da parte della Giunta del regolamento attuativo sulle modalità organizzative e di funzionamento dell'ufficio del garante. È stata fatta un'istruttoria a cura della Direzione Generale Famiglia che dice che l'emanazione di un regolamento attuativo non è obbligatoriamente previsto dalla normativa di riferimento e pertanto la nomina del garante può essere effettuata in assenza dello stesso. Quindi non c'è ragione che il Consiglio non provveda all'elezione del garante, di cui alla legge regionale istitutiva del 30 marzo 2009, numero 6. Lo stesso garante, in quanto personalità qualificata, potrà contribuire al migliore perfezionamento del regolamento, Peraltro già in corso di predisposizione da parte dei competenti uffici per la sua approvazione entro il corrente anno. Grazie. Grazie, la risposta per la replica. La parola per la replica alla consigliere Valmaggi. Assessore, lei rimpalla sostanzialmente una responsabilità al Consiglio. Ci avrebbe fatto piacere che questa comunicazione che si è svolta sostanzialmente a livello dirigenziale fosse resa nota almeno a quest'aula e al consiglio cioè alle persone che il garante poi lo dovranno nominare. A mio avviso sarebbe più opportuno eh, l'approvazione come prevede comunque la legge, l'approvazione di un regolamento per decidere anche quali dovranno essere le caratteristiche e l'attività del, del garante? Eh, se la Giunta ha deciso che il regolamento non serve, sicuramente sarà nostro compito come Consiglio regionale attivarsi affinché alla fine un garante, almeno in Regione Lombardia, ci possa essere. Grazie, grazie Vicepresidente Valmaggi. Passiamo ora al punto successivo. L'interrogazione Question Time 11:29 è stata ritirata. Passiamo pertanto all'intervenzione Question Time 11.32, Servizio di Ossigenoterapia Domiciliare ASL, Monza e Brianza. Primo firmatario, il consigliere Brambilla, che ha facoltà di illustrarla per due minuti. Grazie Presidente. Eh, L'ossigenoterapia, come, come sappiamo, è un trattamento. Con il quale si intende compensare l'insufficienza respiratoria sia acuta che cronica. E eh, soprattutto, nella, evidentemente, nella insufficienza respiratoria cronica, l'ossigenoterapia diventa un trattamento a lungo termine oltre ad essere un farmaco salvavita. L'ossigeno terapeutico viene. Fornito al singolo paziente affetto da invalidità respiratoria dal servizio dell'ASL di residenza per il tramite di una ditta specializzata. Ora, eh, affardata dallo scorso maggio eh, l'ASL di Monze Brianza ha avvisato con una propria comunicazione le famiglie di pazienti assistiti per ossigenoterapia e ventiloterapia, eh, sulla nuova ditta eh, che sarebbe stata fornitrice del servizio, rassicurando che le modalità di erogazione dello stesso non avrebbero fatto eh, venir meno la qualità del servizio. Eh, in realtà a pochi mesi dall'avvio di questa nuova gestione, dai familiari di persone assistite ci sono stati segnalati preoccupanti episodi, quali a titolo esemplificativo una assenza di programmazione periodica nella sostituzione delle bombole, con conseguente richiesta e talvolta sollecito per una nuova fornitura. Eh, valutato quindi questi disservizi che potrebbero, eh, al di là di essere frutto di una difficoltà di avvio della nuova gestione, però eh, anche un segnale di comprensibile preoccupazione tra i pazienti e i loro familiari trattandosi di farmaci salvavita. Eh, interroghiamo l'assessore per comprendere se non ritenga il caso di verificare che l'organizzazione e la gestione di questo servizio sia effettivamente adeguato a quel li livello di efficienza. Che garantisca sicurezza e puntualità di servizio ai pazienti e alle loro famiglie. Grazie. Per la risposta della Giunta, la parola all'assessore Mantovani. Bene, grazie Presidente. In risposta ai quesiti posti in questa interrogazione, riportiamo quanto relazionato dalla ASL di Monze Brianza. Il servizio di ossigenoterapia domiciliare della AS di Monza e Brianza all'inizio dell'anno 2013 è stato oggetto di una profonda rivisitazione, in particolare in ottica di un maggior governo della spesa con conseguente modifica delle modalità di erogazione. Infatti, in occasione della scadenza della Convenzione del 28 febbraio 2013 per la fornitura di ossigeno con le farmacie pubbliche e private, Feder Pharma, L'amministrazione precedente all'attuale ha aderito alla gara indetta da Altra As Milano 1, capofila, con decreto direttoriale del marzo 2013. Si ricorda che la fornitura oggetto dell'accordo con Federfarma è stata nel tempo rinnovata a partire dal 2007, quindi necessitava di una rivisitazione. Nel precedente contratto con Federfarma la fornitura dell'ossigeno e dei dispositivi ai pazienti avveniva attraverso la rete delle farmacie che attivavano autonomamente più fornitori sulla base di un prezzo definito dalla convenzione stessa. Tale impostazione privilegiava la capillarità del modello di distribuzione e demandava alle farmacie il rapporto con i pazienti e le aziende fornitrici delle bombole. La nuova impostazione prevede invece che il processo di distribuzione sia governato dai distretti dell'ASL che valutano l'appropriatezza delle richieste, autorizzano la fornitura e gestiscono in collaborazione col fornitore anche le esigenze particolari risponde rispondenti ai bisogni dei pazienti in situazioni critiche per patologia, per sede di consegna, come dagli allegati presentati. Dal punto di vista dei costi, inoltre, si è passati da 170 euro IVA,97 IVA compresa per paziente mese relativo alla convenzione precedente con FederPharma, all'attuale costo di 100,78 euro IVA compresa per paziente mese dell'attuale fornitore Crio Salento. Il complessivo risparmio a livello mensile ammonta a 97.700 euro circa. Questa modifica nella governance del servizio ha dovuto scontare un periodo di avviamento. Il nuovo fornitore ha iniziato il 1 aprile 2014. La presa in carico di tutte le nuove attivazioni e col 1 maggio 2014 ha gradualmente preso in carico i pazienti già in terapia come previsto dal contratto. A settembre il complessivo numero dei pazienti della Crio Salento ammottava a 1.392. In questa fase di assestamento sono state formalizzate alcune segnalazioni di lamentele, 14 per la precisione. Ehm, le tipologie di lamentela, tre aspetti, la mancata programmazione della sostituzione della bombola, qualche anomalia nel prodotto tipo sibili o sensori di carica e date di consegna a volte non rispettate dai corrieri. Su queste anomalie l'ASI è prontamente attivata, ha chiamato il fornitore, ha fatto degli incontri specifici col fornitore nell'ambito del quale... Lo stesso ha spiegato che il sibilo deriva dalla valvola di sicurezza che sfoga la pressione all'interno del contenitore e ciò accade in particolare quando l'ossigeno non viene utilizzato continuativamente. Si precisa, infine, si precisa che al fine di spiegare ai pazienti il funzionamento del nuovo presidio è stata erogata un'attività di supporto specifica. L'AS di Monza ha poi provveduto a informare Regione Lombardia, il sindaco di Giussano, l'associazione Occorro con Giovanni. Infine, sul tema delle date di consegna non rispettate dei corrieri, sono state sollecitate dall'ASL al fornitore delle azioni correttive per risolvere questi problemi. L'ASL ha quindi da subito attivato un monitoraggio attento e preciso in tutti i casi di lamentele, verificando le specifiche iniziative e le soluzioni trovate direttamente dall'azienda. Concludo pertanto riassumendo che l'adesione alla gara aggregata è stata sottoscritta dalla precedente direzione della AS Milano Monse Brianza a scadenza avvenuta del precedente contratto. L'aggiudicazione della gara ha consentito rilevanti riduzioni dei costi pari a circa 1.172.000 euro in meno all'anno. Il livello del servizio è stato attentamente monitorato sin dalla fase di avviamento della nuova fornitura e verrà ulteriormente analizzato attraverso indagini specifiche ora che lo stesso è entrato in una fase di regime. L'AS di Monza e Brianza sta valutando il livello del servizio nell'ottica di una costante e stringente attività di verifica contrattuale. Comunque, grazie per la segnalazione che è utile sicuramente anche per noi. Grazie, la parola per la replica al consigliere Brambilla. Sì, Anch'io ringrazio l'assessore per la risposta puntuale. È positivo certamente avere conseguito un risparmio importante sulla fornitura, però eh, credo che eh, prioritaria sia per tutti, a cominciare da voi, l'attenzione sulla qualità del servizio. 14 lamentele su 1.392 persone potrebbero essere considerate un numero eh, esiguo, ma sono 14 persone che con questo servizio eh, mettono a repentaglio anche la propria vita. Quindi riteniamo che sia eh, necessario e doveroso proseguire con questo eh, monitoraggio e questa attenzione su un servizio così delicato e ci auguriamo quindi che eh, terminata questa fase iniziale di passaggio al nuovo fornitore il servizio abbia ad assestarsi e lamentele di conseguenza abbiano ad esaurirsi. Grazie, con questo riteniamo esaurita la trattazione dell'interazione question time 11:32. Passiamo ora alle interrogazioni question time 11.33 e 11.35 che hanno sostanzialmente oggetto analogo e che eh, affronteremo in questo modo, eh, credo sia più opportuno una risposta unica che a questo punto potrà sommare i tempi quindi potrà essere più completa per cui procediamo con l'illustrazione delle due interrogazioni per la 11.33 in assenza di nel primo firmatario Rosati l'illustrazione sarà fatta dal vicepresidente Valmaggi per la 11.35, l'illustrazione sarà fatta dal proponente Colla. Dopodiché l'assessore Mantovani risponderà a entrambe congiuntamente. La parola alla consigliere Valmaggi. Grazie presidente. Come abbiamo saputo e letto sui giornali, nel comune di Bresso nell'ultimo mese sei persone ultra settantenni sono state contagiate a distanza di pochi giorni dal batterio della legionella e una di loro purtroppo è eh, deceduta e quattro invece sono già state dimesse eh, dall'ospedale e una è in rapido miglioramento. Eh, L'interrogazione è eh, volta a comprendere quali sono state le modalità di comunicazione tra l'amministrazione comunale di Bresso e l'organismo competente ai controlli e agli interventi, in questo caso la ASL di Milano. L'amministrazione comunale ha messo a dei primi casi di, è stata messa a conoscenza dei primi casi di contagio non dall'istituzione competente, per cui dalla ASL, ma direttamente dall'amministrazione del condominio che è stato eh, oggetto eh, di, questo, di, questo di questa casistica il 17 di ottobre e l'amministrazione comunale si è fatta carico di contattare direttamente eh, la ASL per sollecitare un intervento eh, immediato. Ah, sì. Soltanto a seguito è stata fatta una conferenza di servizi con Asle e Amiacque e sono partite le, le campionature eh, dell'acqua che hanno interessato sostanzialmente tutto l'impianto idrico del condominio. Gli esiti dei primi prelievi sono stati negativi e per cui ad oggi non è ancora conosciuta con certezza la causa che ha scatenato la diffusione. Del batterio. Eh, l'amministrazione comunale si è comunque fatta carico eh, di garantire con prontezza le informazioni e eh, in tempo reale alla cittadinanza e si è fatta garante l'amministrazione comunale di dare informazioni rispetto ai protocolli da rispettare. Il tema è che pare ci sia stato qualche problema di comunicazione tra l'ente competente, che è comunque la ASL, e l'amministrazione comunale eh, di eh, Bresso, eh, il cui sindaco si è fatto carico anche per legge, essendo lui eh, tutore diciamo, del, della tutela del diritto alla salute sul territorio. Per cui anche per evitare questi casi volevamo capire dall'assessore... Se lui è al corrente della situazione, credo assolutamente di sì, e quali siano in maniera standard le procedure di comunicazione e controllo adottate eh, dalle ASRE nella gestione di questo evento in particolare quali sono state e quali sono in situazioni standard cioè quali sono effettivamente le responsabilità della ASL e quello che l'istituzione sanitaria deve fare eh, per in, eh, intervenire in situazioni che sono oggettivamente situazioni di emergenza grazie Bene, la parola ora al Consigliere Iaricolla, sempre per due minuti, per illustrare l'interrogazione question time 11.35. Sì, grazie, grazie Presidente. Sì, questa uh, question time nasce eh, proprio a seguito dei recenti episodi di contagio di Regionella che si sono verificati eh, sia nel Comune di Bresso, sei casi di cui uno purtroppo è anche, una persona purtroppo è anche deceduta a seguito di questo contagio, avvenuti tutti in pochi giorni e in un territorio molto eh, molto, molto limitato. Pochi giorni dopo si sono registrati altri due casi, questa volta Cinisello, Cinisello Balsamo, un comune adiacente eh, al comune di Bresso e anche in questo caso di eh, questi due episodi uno purtroppo ha portato al decesso eh, di una persona. È eh, inevitabile che questa simultaneità di episodi avvenuti in un territorio così, eh, così limitato, così circoscritto, ha creato sicuramente un certo allarmismo tra la popolazione e anche, devo dire, tra, tra le tante mamme che quotidianamente portano i bambini a scuola, alle scuole materne, dove sappiamo, ad esempio, che è fornita loro l'acqua del, del rubinetto. Eh, vuoi un po' per la scarsa informazione, vuoi anche un po' per la giusta preoccupazione, dato il dato di fatto è che si è diffuso un po', eh, un po' di allarmismo, un po' di panico. Tra la popolazione. Quello che eh, si chiede con questa, con questa Question Time è innanzitutto di avere un aggiornamento della situazione e quindi di capire qual è lo stato delle cose e poi eh, di conoscere eh, quali siano state le azioni eh, prese eh, dalla da, da Regione insomma, per tutelare la salute dei cittadini. Grazie. Grazie, la parola per la risposta all'assessore Mantovani che potrà accumulare i 2 quattro minuti, quindi tempo totale massimo 8 minuti. Sì, grazie presidente. Dunque la legionella, come si sa, è una malattia dovuta a diversi tipi di batterio molto diffuso nei nostri ambienti che vive bene naturalmente in un ambiente umido e si presenta in due forme, o la febbre di Pontiac, molto simile a un'influenza e quindi raramente identificata, è una polmonite con febbre, tosse, dolori muscolari e in alcuni casi anche delle difficoltà respiratorie. Generalmente le forme più gravi si presentano in persone debilitate come alcolisti, malati cronici, persone anziane e così via. Eh, si trasmette per via aerea inalando particelle di acqua aerosolizzate come avviene durante la doccia o in ambienti climatizzati e può capitare che la legionella si accumuli negli autoclavi degli impianti di distribuzione dell'acqua potabile di case o alberghi o ospedali, scuole oppure nei filtri per l'umidificazione presenti nei climatizzatori e attraverso goccioline ed aerosol che si formano e che raggiungono i polmoni. La legionella non si trasmette da un ammalato a un altro soggetto né bevendo acque che la contengono. La prevenzione del, con del contagio consiste soprattutto nella corretta manutenzione di impianti idrici per l'acqua calda, in particolare dei climatizzatori. Quando si verifica un caso di polmonite da legionella, che fare? Individuare la possibile fonte del contagio durante un soggiorno in albergo, ricovero e così via e verificare che non ci siano altre persone nella medesima situazione. 2 controllare gli impianti idrici dei luoghi dove è soggiornato per individuare eventuali punti di contaminazione in caso positivo e effettuare la disinfezione bonifica. In merito ai sei casi, episodi di legionella verificatisi nel territorio del Comune di Bresso, si riportano in sintesi le attività svolte dalla AS di Milano. Qui compete l'effettuazione dell'inchiesta epidemiologica, dei controlli anche di tipo analitico e la formalizzazione di indicazioni nel rispetto degli indirizzi regionali per la risoluzione delle problematiche riscontrate. Si segnala positivamente la fattiva collaborazione del Dipartimento di Prevenzione Medico della AS Milano con l'amministrazione locale per un'informazione completa e trasparente ai cittadini. In un intervallo temporale di 20 giorni, dal 29 9 al 20 ottobre, sono stati segnalati sei casi nei cittadini residenti a Bresso. Dall'analisi epidemiologica dei dati acquisiti, attraverso le inchieste e le integrazioni, sono stati identificati fattori di rischio comuni quali non sono stati identificati, scusate, eh, fattori di rischio comuni quali la frequentazione di ambienti comuni di attività... Luoghi di lavoro, centri commerciali, autolavaggi, centri benessere, percorrenze comuni e così via. Le indagini ambientali sono state avviate in data 6-10. Le verifiche eseguite presso l'abitazione del primo caso hanno rilevato la presenza di legionella pneumofila di tipo 1 in concentrazioni dell'ordine di 104. Rapporti di prova di laboratorio ricevuti il 20 ottobre. Per questa abitazione si è provveduto a informare immediatamente l'amministratore dello stabile, a prescrivere gli interventi di bonifica per la proprietà dell'alloggio. Inoltre, sempre dalle indagini ambientali, si riscontra che le abitazioni dei pazienti sono circoscritte in un'area di territorio limitata, circa 500 metri di diametro e che in posizione baricentrica rispetto alle abitazioni sono stati terminati in data immediatamente precedente alla segnalazione del primo caso lavori di sostituzione di una tubazione dell'acquedotto comunale. Pertanto sono state predisposte le verifiche anche con campionamenti eseguiti sia sui pozzi del comune che sui due punti di rete dell'acquedotto. Inoltre è stato eseguito il campionamento della fontana decorativa del parco Rivolta alla cui acqua sono stati presumibilmente esposti due di questi casi. Si segnala che l'ente gestore dell'acquedotto, a seguito dei tavoli tecnici del 20 e del 21 ottobre, tenutasi in comune, ha avviato a titolo precauzionale operazioni di sanificazione mediante ipercolorazione shock su pozzi e filtri dell'acquedotto. Nella stessa sede è stato concordato in via preventiva di richiedere agli amministratori degli stabili interventi di sanificazione degli impianti di produzione di acqua calda, dei condomini relativi ai casi, mediante ordinanza sindacale che è stata emessa il 23 ottobre. A seguito della possibile esposizione emersa dalle inchieste epidemiologiche svolte dalla ASL di due dei soggetti ammalati all'acqua dalla fontana decorativa del parco rivolta, si è concordato col sindaco a scopo precauzionale di chiudere le fontane della città. In data 18.10 e 21.10 la ASL ha, ha inviato al Sindaco due informative nelle quali, oltre a precisare le modalità di trasmissione del batterio, si informava la cittadinanza sulle precauzioni da adottare. In data 23 ottobre la ASLA ha incontrato insieme al Sindaco la cittadinanza al fine di fornire chiarimenti e di rispondere alle domande dei presenti. Nel sito ASL sono state pubblicate le ANSWA Quality, utili alla implementazione delle informazioni e ai chiarimenti dei dubbi. Inoltre è stato messo a disposizione dei cittadini un numero telefonico dedicato pubblicato sulla pagina web aziendale dell'AST. Si è inoltre provveduto a informare tempestivamente la Procura della Repubblica, inviando un rapporto preliminare sulle azioni intraprese. Le indagini ambientali sono ancora in corso, si sono estese negli ultimi giorni a una torre evaporativa che insiste nell'ambito territoriale di interesse con ulteriori campionamenti di controllo eseguiti su impianti condominiali di produzione di acqua calda ubicati a monte e a valle del tratto di acquedotto interessato dai lavori estivi. I primi risultati pervenuti dal laboratorio di prevenzione stabiliscono assenza di contaminazione da legionella pneumofila per i punti rete dell'acquedotto, per i pozzi e per la fontana campionati la scorsa settimana. Viceversa. All'interno degli impianti dei due dei sei pazienti ci sono evidenze di contaminazione. Occorre notare come in questi casi si siano riscontrati due diversi siero-gruppi di Legionella. Sono ancora in corso gli esami relativi alle altre abitazioni dei rimanenti quattro casi. Pur in assenza di prova documentale, al momento la principale ipotesi patogenetica è legata ai lavori estivi sul tratto di acquedotto che attraversa il centro del comune in considerazione dell'ubicazione dell'abitazione dei sei casi, poste tutte a valle o a breve distanza dal punto dei lavori, della correlazione cronologica, della quasi contemporaneità sintomatica e della rilevanza numerica, sei casi in venti giorni, quando negli ultimi cinque anni abbiamo avuto nel comune di Bresse complessivamente quattro casi, due eh, di residenti a Bresso ma domiciliati altrove e nessuno di questi ha avuto origine dagli impianti idrici domestici. Infine, si comunica che al seguente link del comune di Bresso, http:/www.bresso e così via, sono pubblicate costantemente aggiornate le informazioni relativi ai casi di Legionella riscontrati. L'Assessorato alla Salute di Regione Lombardia, che ha la competenza di fornire i necessari indirizzi tecnici, sta seguendo con scrupolosa attenzione l'evolversi dell'intera vicenda, in stretto legame con l'AS di Milano per i necessari interventi di prevenzione a tutela della salute dei cittadini di Bresso e dell'intero territorio coinvolto. Grazie. Grazie. La parola per la replica. Prima la, la vicepresidente Malvagi, poi il consigliere Colla. Assessore, la ringrazio per il dettaglio della risposta poiché come metteva in evidenza anche il collega eh, Colla comunque la preoccupazione nel territorio di Bresso e nei comuni limitrofi sembra permanere anche da parte dell'amministrazione comunale la ehm, invito a continuare a presidiare eh, la la situazione e a eh, mettere in atto tutte quelle azioni che facilitino la comunicazione e la collaborazione tra amministrazione comunale ed ASLE e da eh, sostenere diciamo, tutte quelle indagini che sono già state messe in atto per avere certezza rispetto alle ipotesi eh, che lei, a cui lei ha fatto riferimento rispetto a quella che è stata la causa scatenante eh, di eh, questa situazione. Grazie. Grazie. Passiamo ora all'interrogazione question time 11.34. Chiusura. Ah, chiedo scusa al consigliere Colla, mi perdoni, la parola al consigliere Colla. Sarò, sarò telegrafico, mi dichiaro soddisfatto e ringrazio l'assessore per la risposta puntuale e precisa. Grazie. Grazie consigliere Colla, mi scusi ancora ma l'abitudine di avere una replica sola mi ha fatto distrarre. Passiamo all'intervenzione a questione Time 1134, chiusura del punto nascita ospedale Uboldovic diciamo, a non un Naviglio, di iniziativa del consigliere Saggese e altri della lista Maroni. Presidente, consigliere Saggese ha facoltà di illustrare il contenuto. Sì, grazie presidente, penso che la questione sia stata già affrontata nei giorni scorsi perché c'è stato un incontro con i sindaci, insieme penso a chi sta seguendo in Regione Lombardia la problematica, anche ieri c'è stato un incontro all'interno della Commissione Sanità per cui si è dibattuto di questo argomento, cioè quello che ha a che fare con una delle conseguenze determinate dalla necessità di riorganizzare la struttura sanitaria in Regione Lombardia. Un passo obbligato ancora di più alla luce dei tagli che sono stati proposti e propinati dalla legge di stabilità, dinanzi ai quali dovremo fare i conti con circa 900 milioni di cui, come tra l'altro abbiamo già avuto modo di sentire nelle settimane precedenti dall'assessore al bilancio Garabaglia, circa 700 milioni impatteranno direttamente sulla struttura sanitaria. Per cui c'è dietro questa fondamentale esigenza. Nella fattispecie eh, c'è da evidenziare che attualmente la chiusura del punto nascita dell'ospedale di Cernusco e quindi il suo accorpamento presso la struttura, la struttura ospedaliera di Melzo dovrebbe, avrebbe dovuto diciamo, basarsi su un criterio principe che è quello praticamente del numero delle nascite, cioè si sarebbe dovuto chiudere se fosse stato il numero delle nascite inferiore a 500, ma così sembrerebbe che non è, nel senso che l'ospedale, per il punto di Cernusco, ha invece delle nascite più alte, e quindi ci, sarebbe, ci si sarebbe aspettato una scelta diversa, cioè un'inversione diciamo, dei punti nascita, cioè la chiusura più che altro quella di Melzo e quindi un accorpamento presso quello di Cernusco. Probabilmente ci saranno stati altri criteri. L'interrogazione verte anche per poter, verte sul fatto di poter comunque ufficializzare quelli che sono stati i criteri che sono stati adottati ed eventualmente anche le soluzioni che nel frattempo sono state individuate all'insegna di un percorso che per l'appunto è stato fatto dal momento in cui è stata approntata praticamente la delibera che ha messo in atto tutto questo meccanismo che è la 2454. Grazie Presidente. Grazie, la parola per la risposta della Giunta all'assessore Mantovani. Grazie Presidente, io mi devo pubblicamente scusare con il consigliere Saggese perché nell'incontro con i sindaci richiesto dal, dal Presidente Alfieri, avendo diramato l'informazione così in forma un po' familiare, ho dimenticato di informare dell'incontro il del consigliere Saggese. Comunque con riferimento a quanto richiesto con la presente interrogazione si osserva che il progetto presentato dalla AS Milano 2 è coerente con quanto previsto nello spirito e nella sostanza dell'accordo Stato-Regioni del dicembre 2010 e della delibera di Regione Lombardia del 23 dicembre 2013, che indicano nel miglioramento della qualità e sicurezza dei servizi erogati il punto cardine della riorganizzazione della rete di offerta per quanto concerne il percorso nascita. Il progetto formulato e proposto in accordo con ASLA e azienda ospedaliera di Mileniano è fortemente proiettato verso la costruzione e il mantenimento nei tempi di tali elementi caratteristici con particolare attenzione al potenziamento di tutte le attività connesse ai controlli clinici e strumentali ambulatoriali durante la gravidanza. La scelta di mantenere l'attività di sala parto presso l'ospedale di Melzo è connessa, oltre che a questioni orografiche e di facilità di spostamento, anche alla valutazione della distanza tra i diversi presidi della zona che vede l'ospedale di Melzo al centro di un'area senza ospedali con punto nascita. Togliere la sala parto a Melzo avrebbe messo in difficoltà un'area molto più ampia e densamente popolata e senza alternative limitrofe. Nella riorganizzazione si mantengono, pres si mantengono presso l'ospedale di Cernusco, anzi, sono ampliati tutti i servizi ambulatoriali e di controlli strumentali dedicati ad un attento monitoraggio della gravidanza prima e del puerperio poi. La scelta di riorganizzare i servizi con mantenimento del punto nascita presso Melzo è stato enormemente facilitato dalla presenza tra i due ospedali di un unico premariato di ostetricia. E di un unico primariato di pediatria. Un unico team di assistenza, quindi con la necessità di unificare protocolli assistenziali e modalità di scelta nelle situazioni di urgenza-emergenza tipiche della sala parto. La distanza inoltre tra i due presidi, pochi chilometri, credo 8, ha consentito e sempre di più consentirà frequenti scambi professionali con modesto impegno personale. Non si può parlare quindi di ricollocamento del personale poiché tra i due presidi vi è un'unica direzione primariale. Il minor tasso di fuga, proporzione di donne residenti che non scelgono il presidio di riferimento dell'ospedale di Melzo, la localizzazione al centro di un'area senza altri ospedali intorno, L'opportunità di miglioramento dell'offerta assistenziale derivante da un proficuo e utile scambio di professionalità con i medici del presidio di Cernusco rendono la scelta di mantenere la sala parto presso l'ospedale di Melzo proiettata ad uno sviluppo futuro significativo dell'offerta dei servizi per madre e bambino nell'ottica della sicurezza, della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza. Nel corso del 2013 sono nati all'ospedale Uboldo 566 neonati, con una proiezione per il 2014 di 538. Nel corso del 2013 sono nati all'ospedale Santa Maria delle Stelle 407 neonati, con una proiezione per il 2014 di 400. Per opera della riorganizzazione e potenziamento dell'offerta si conta di incrementare il numero dei parti sino al raggiungimento di una quota adeguata. Il personale dipendente dell'azienda ospedaliera di Melegnano verrà ricollocato nell'ambito delle attività della stessa azienda ospedaliera. La ringrazio Assessore Mantovani. a due minuti per la replica il Consigliere Saggese, ne ha facoltà. Io ringrazio l'assessore, è stato molto chiaro ed esaustivo. Tra l'altro, il mio auspicio è questo: visto che questa delibera ha un po' originato sul territorio qualche dissapore, che ci possa essere, considerando che il tutto dovrebbe partire dal primo gennaio del 2015, auspico che ci possa essere un coinvolgimento addirittura dei sindaci, in maniera tale che possano essere loro a individuare quale può essere la soluzione ottimale per quelle che sono le esigenze che, si, che, 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 che vive il. il il territorio perché poi ritengo che anche la chiusura di Cernusco e l'indirizzamento eh, verso la struttura di Melzo di fatto non determinerà un aumento delle nascite presso l'ospedale di Melzo, perché poi il territorio lo conosciamo, probabilmente preferirà nel momento in cui si chiude questa struttura a Cernusco indirizzarsi verso altre strutture, ad esempio c'è quella del Sarafele che risulta particolarmente comoda in tutta per appunto, la zona, per cui fondamentalmente la struttura di Melzo non penso adesso poi... Stiamo parlando con una sorta di sfera di cristallo, per cui non sappiamo se sarà così o meno, ma non si intravede comunque un incremento. Ritengo invece che sia importante, visti i dissapori che si sono creati sul territorio, coinvolgere i sindaci affinché possano comunque proporre loro una soluzione, ma poi soprattutto poter trasferire un messaggio importante che oggi Regione Lombardia deve attuare assolutamente un processo di riorganizzazione. Siamo obbligati, lo siamo perché ci arriveranno sempre meno risorse. Proprio nella fase della Presentazione, ribadivo questo aspetto legato ai 700 milioni in meno che purtroppo impatteranno sull'aspetto sanitario. Allora dobbiamo trasferire questo, questo messaggio perché, altrimenti, Assessore, rischiamo di eh, dare un'immagine di una Regione cattiva. Ma non è la Regione ad essere cattiva, noi ci troviamo comunque a dover riorganizzare. Se c'è qualcuno di cattivo, probabilmente è qualcuno che ha pensato di attuare dei tagli ben precisi e, e quindi, voglio dire, induce enti come Regione Lombardia ad attuare assolutamente delle riorganizzazioni. Grazie Assessore per la risposta e grazie Presidente. La ringrazio consigliere Saggese, passiamo alla interrogazione question time 1136, iniziativa del gruppo della Lega Nord. Firma Foroni Ciocca Martinazzoli Bianchianelli, primo firmatario il consigliere Foroni ha facoltà di presentare l'interrogazione per due minuti. Prego. Sì, grazie Presidente. Ma l'interrogazione, la, la question time, si rivolge ancora una volta a distanza di un mese e eh, qualcosa relativamente alla discarica eh, di Cavenago Dada in frazione eh, soltarico. La pre una precedente interrogazione sui rilevamenti ARPA aveva rammostrato una situazione di ordinarietà eh, del, del sito, di positività relativamente all'esito dei controlli, mentre successivamente, eh, qualche settimana fa, sono emersi ulteriori controlli da parte di ARPA che hanno portato la provincia di Lodi alla chiusura del, eh, alla chiusura del sito. Questo chiaramente si è preso da fonti... E da fonti di stampa e alla luce di quello che si è preso l'interrogazione vuole chiedere alla Giunta, al Presidente della Giunta, in questo caso all'assessore delegato cosa l'ARPA abbia riscontrato perché chiaramente trattandosi di materia ambientale, di materia assolutamente giust e giustamente delicata, ci sono tutte le dovute eh, attenzioni. Quindi con questa interrogazione si chiede appunto cosa è emerso o dai controlli effettuati dall'ARPA. Grazie. La ringrazio consigliere Foroni per la risposta. Quattro minuti a disposizione. Assessore Terzi, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente, grazie Consigliere. Beh, eh, nel corso delle visite ispettive svolte durante il 2014 relativamente alla discarica di cui appunto la presente interrogazione ARPA, come appunto ha anticipato il Consigliere, ha accertato il mancato rispetto di tutta una serie di, eh, di elementi che erano contenuti nell'AIA, nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla, eh, dalla provincia. Sulla base di queste criticità evidenziate, che poi le elencherò nel dettaglio, la provincia ha emanato una diffida in data 24-10-2014 eh, con la quale sono stati poi sospesi i conferimenti per un periodo di 70 giorni. Nel dettaglio ARPA ha rilevato eh, nel corso in particolare dell'ultima visita ordinaria del 10 ottobre ultimo scorso, eh, che erano stati eh, superati i limiti le quote consentite appunto rispetto all'AIA, al termine dei conferimenti e prima dell'assestamento, in taluni casi addirittura di oltre due metri in, alcuni, in particolare in alcuni punti della zona centrale del settore 18 nonché eh, in, appunto, in particolare in questa zona il superamento delle quote massime ammesse dopo gli assestamenti attesi a due anni dalla chiusura provvisoria della discarica, l'avvenuta copertura definitiva. Quindi settore 18 che era già chiuso, superata, parte del settore 19, al momento del sopralluogo erano ancora in corso appunto, i conferimenti dei, eh, dei rifiuti. È, è stato inoltre riscontrato che negli ultimi quattro mesi di operatività sono stati conferiti in discarica circa 60.000 tonnellate di rifiuti. Qualora tali con, mh, conferimenti proseguissero con lo stesso trend, i volumi residui della discarica eh, che ammontano a circa 32.000 metri cubi, verrebbero riempiti presumibilmente in otto settimane, quindi ben prima del progetto, dei tempi previsti dal progetto di, eh, di variante. Le inottemperanze al lato autorizzativo della provincia riscontrate, come dicevo, in sede di visita ispettiva ordinaria, oltre a una serie di accorgimenti gestionali non ottimali puntualmente segnalati come criticità, come dicevo, riguardano questi due settori, il 18 e il 19, l'uno concluso e nel 19 invece dove ancora si conferisce. Eh, si segnala poi anche il superamento dei valori limite per lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di seconda pioggia, monitorate il 26 aprile 2014 per i parametri solidi sospesi totali. Per quanto riguarda il secondo, eh, invece, il, il secondo punto, compete ad ARPA l'autorità autori, di controllo secondo quanto è previsto dal codice di procedura penale, la comunicazione all'autorità eh, giudiziaria. La provincia ha già informato la procura e nella diffida è stato demandato inoltre ad ARPA un ulteriore controllo in sito per verificare l'ottemperanza della società ai disposti della diffida ovviamente della, della diffida stessa. Per quanto riguarda la diffida le preciso che è stata prevista la sospensione dei conferimenti per un periodo pari a 70 giorni e l'adeguamento entro 30 giorni dalle quote massime dei rifiuti a quelle indicate nella tavola di progetto entro 10 giorni dall'avvenuta riprofilatura e l'esecuzione quindi poi di un rilievo che ne attesti la conformità secondo a, a quello che appunto è stato eh, come dicevo prima eh, autorizzato. Infine per quanto riguarda la suggerita intensificazione dei controlli eh, ovviamente che si, si andrebbero a sommare a quelli eh, ordinari che mi pare abbiano assolutamente confermato la tempestività e la puntualità di quanto, e l'efficacia ovviamente dei controlli, del contenuto dei controlli medesimi e delle, dei mezzi esercitati. Si ricorda che queste competenze eh, attengono alla provincia di Lodi, che è autorità competente all'autorizzazione e quindi ovviamente alle verifiche, che mi pare però abbia già dimostrato di essersi attivata attraverso, attraverso ARPA, nulla vieta che ovviamente la provincia stessa possa in qualche modo attivare ulteriormente secondo appunto i famosi controlli, eh, controlli straordinari. Eh, direi che dovremmo aver risposto, risposto a tutto. Ribadisco, mh, se ritiene consigliere, potremmo girare la sua segnalazione alla provincia di Lodi per ulteriori controlli che devono però essere concordati con ARPA. Anche per quanto, riguarda, ovviamente, per quanto riguarda i tempi, ma soprattutto i costi dei controlli medesimi. La ringrazio, Assessore Terzi. Due minuti per la replica. Consigliere Foroni, prego. Grazie Presidente per dichiararmi assolutamente soddisfatto della risposta puntuale e precisa da parte, eh, parte dell'assessorato, dove vengono chiaramente messo, viene chiaramente messo in, rilieve, in rilievo quello che è stato l'oggetto che ha portato al, eh, al provvedimento di sospensione, che, è, eh, che ritengo sia un rilevamento grave, nel senso che eh, questa discarica è stata oggetto di un'autorizzazione con una riprofilatura, quindi un piccolo ampliamento per quanto riguarda non i rifiuti urbani ma, quelli, ma gli ingombranti e i rifiuti da spazzamento stradale. Se non sbaglio era prevista un'altezza massima di 6 metri e di 6 metri in più, in questo caso se parliamo di uno sforamento di 2 metri possiamo capire quanto lo sforamento sia stato maggiore rispetto a quello autorizzato. Chiaramente non può ricondursi ad una sorta di a titolo di colpa questa condotta, ma è per sforare di 2 metri chiaramente vi, sono, vi è un altro tipo di, di azione da parte, eh, parte dell'azienda. Ringrazio l'ARPA per la tempestività dei rilevamenti. Ritengo opportuno comunque scrivere alla, alla provincia perché se su questo settore 18 vi è stato uno sforamento di due metri occorre dal mio punto di vista monitorare tutto l'andamento nel senso che ARPA è uscita dopo che. Che si è detto che questo settore è stato coperto al limite secondo quanto, d'autorizzazione. Si è verificato invece uno sforamento rispetto all'autorizzazione. Quindi ritengo più opportuno un monitoraggio eh, fase, per, eh, fase per fase. Anche interessante. E l'altro punto indicato, quello che se si procede con questo ritmo quanto al conferimento dei rifiuti, anziché in due anni tra gennaio e febbraio si è raggiunto il conferimento massimo, se da una parte può denotare un'attività da parte dell'azienda di chiudere il prima possibile il sito, dall'altra parte mi auguro che questo non suggerisca poi una volontà da parte dell'azienda circa un, ampliamento, un ulteriore ampliamento del, del, del sito sul quale dico che come consigliere del eh, del territorio per quello che mi può competere ci sarebbe la massima e più grande opposizione a questa a questa situazione. I tempi diranno quello che sarà. Grazie. La ringrazio consigliere Forone, abbiamo terminato le interrogazioni in question time. Passiamo quindi alle interpellanze, ne abbiamo due. La prima interpellanza, la 4029, donazione di organi, tessuti e cellule per il trapianto, di iniziativa del gruppo del PD. Valmaggi, Borghetti, Carra, Gaffuri, Girelli. Presenta la vicepresidente Valmaggi, ne ha facoltà per quattro minuti. Prego. Grazie presidente. L'oggetto dell'interpellanza riguarda le attività di sostegno e implementazione della donazione di organi e tessuti e cellule per il trapianto. Eh, noi sappiamo, Assessore Mantovani, eh, che purtroppo nel nostro Paese non è abbastanza implementata una cultura volta a sostenere l'azione di donazione degli organi e eh, tessuti. Eh, e negli ultimi anni, purtroppo, sia a livello nazionale che a livello eh, lombardo, abbiamo visto una diminuzione eh, del numero di donatori di organi. Eh, la regione Lombardia ha livelli di eh, donazione per ogni milione di abitanti che arriva al 25,2%, sicuramente molto più che altre regioni d'Italia. Ma molto meno che, al, che eh, rispetto a quello che succede in alcune situazioni. Per esempio in Toscana questa percentuale raggiunge il 45% delle donazioni effettive sul milione di, di abitanti. Certo eh, in Italia c'è una, una modalità eh, di organizzazione e, di un, e una legislazione sul tema della donazione che è differente rispetto a quella degli altri paesi europei. In molti paesi europei si ragiona secondo la logica del eh, silenzio assenso, eh, in Italia invece eh, si ragiona secondo la logica e la legge prevede azioni di consenso esplicito o dissenso esplicito. Noi sappiamo che il piano socio sanitario regionale 2010-2014 indica la cultura della donazione degli organi, tessuti e cellule come un'azione di alto valore morale e sociale e eh, si tratta di un'azione da promuovere. Purtroppo però eh, l'organizzazione e l'implementazione di questa azione pur inserita nel piano socio-sanitario regionale, a nostro avviso avrebbe bisogno di un'ulteriore implementazione. Noi sappiamo che il 5 settembre è stata approvata una delibera di giunta del 2014 che eh, ha dato avvio a, uno, a un protocollo di intesa tra Regione Lombardia, Aido, Anci ed altre associazioni proprio per implementare eh, questa attività di donazione e questa campagna donare gli organi una scelta in comune. Però c'è un tema che spesso, le, almeno così ci è stato segnalato, eh, le aziende ospedaliere agiscono forse un po' troppo improprio nella gestione delle proprie banche dati e c'è la necessità che tra l'altro mi pare condivisa almeno nei, nei documenti di programmazione di ...implementare tutte le attività di coordinamento eh, delle donazioni ed implementare la famosa banca dati regionale, strumento essenziale che garantirebbe l'implementazione e il coordinamento delle attività tra le singole aziende ospedaliere. Per cui l'interpellanza insiste su due temi. Il primo tema, quali sono le azioni che Regione Lombardia intende mettere in campo per implementare la rete di tutte le aziende ospedaliere che svolgono attività di donazione, per implementare e rendere maggiormente efficace una banca dati a livello regionale e quale azione intende sempre Regione Lombardia sempre mettere in campo per sostenere questa campagna, appunto, donare gli organi una scelta comune che permette sostanzialmente a tutti i cittadini della Lombardia e dell'Italia nel momento in cui vanno a rinnovare la loro carta d'identità di far scrivere sul loro documento di riconoscimento l'eventuale assenso nei confronti della donazione. Molti comuni si sono attivati in questo senso con successo eh, vogliamo capire da Regione Lombardia come intende implementare anche in questo caso l'azione dei comuni. Grazie. Grazie vicepresidente Valmaggi, le ho rubato un minuto, erano cinque minuti, quindi per la replica gliene lascio sei. Risponde l'assessore Mantovani, che invece ha. Cinque minuti, prego. Grazie Presidente. È in corso di elaborazione, come saprà eh, il consigliere Valmaggi, un vicepresidente, una proposta di revisione della organizzazione della rete dei trapianti regionale, che considera opportunamente sia la fase di reperimento degli organi sia la fase di trapianto. È attivo sulla base, su base mensile un tavolo di lavoro con i coordinatori locali del prelievo ed è inoltre attivo un percorso di audit esterno con tutte le strutture di ricovero e cura. Nel corso dei mesi di ottobre e novembre si sono tenuti o si terranno specifici tavoli per le aree di trapianto di cuore, polmone, rene e fegato. I lavori di tali tavoli supportano il percorso di revisione dell'organizzazione della rete trapianti di Regione Lombardia. Il progetto nazionale Donare gli organi una scelta in comune prevede la possibilità per i cittadini che vi aderiscono di esprimere la propria volontà in merito alla donazione all'atto del rilascio e del rinnovo del documento di identità. Il programma in Regione è stato formalizzato con la DGR del 5 settembre 2014 recante uno schema di protocollo d'intesa. Tra Regione Lombardia, il CNT, Centro Nazionale dei Trapianti, Federsanità, ANCI, AIDO ed ENIT, il Nord Italia Transplant Program. Questa intesa è stata sottoscritta da tutti gli aderenti e il 19 novembre prossimo 21 si terrà la riunione di insediamento del tavolo tecnico. In questo contesto, il ruolo degli ufficiali di anagrafe prima interfaccia con l'utenza, è particolarmente critico. È per questo che il progetto prevede, oltre a una campagna di informazione generale, anche alcune iniziative di formazione specifica loro destinata, per permetter loro, nei limiti delle loro competenze e delle loro attribuzioni, di essere in grado di gestire anche sul piano informativo questa fase. La formazione specifica prevede Oltre agli aspetti tecnico-giuridici, anche l'approfondimento su dati ed elementi di carattere clinico-scientifico in tema di donazione e di trapianto, ma deve anche tendere a sottolineare gli aspetti motivazionali per evidenziare il ruolo propositivo del personale comunale. Ruolo delle ASL e dei loro distretti è fondamentale per garantire questi momenti formativi su tutto il territorio regionale. Per perseguire questo obiettivo è previsto un meccanismo di formazione a cascata, con l'attivazione, prima fase, di un corso in più edizioni destinato ai responsabili dei distretti sociosanitari e, a loro e ai loro collaboratori, che saranno successivamente coinvolti direttamente, seconda fase, nello svolgimento degli eventi formativi locali. Secondo una programmazione concordata a favore degli ufficiali di anagrafe, con la scuola di direzione in sanità Liref è stato organizzato il corso SDS 13090 Progetto una scelta in comune in quattro edizioni 6, 13, 20, 27 ottobre, indirizzato alle ASL della Regione Lombardia. I destinatari di questo evento formativo sono i direttori di distretto delle ASL ed eventuali collaboratori delegati a svolgere la formazione rivolta agli addetti degli ufficiali di anagrafe. La ringrazio Assessore Mantovani, Vicepresidente Valmaggi, prego brevemente ringrazio l'assessore per la risposta eh, lo risollecito a questo punto eh, soprattutto sulla prima parte dell'interrogazione rispetto all'impegno di volontà reale di eh, dare concretezza al tavolo di lavoro eh, che ha come scopo eh, quello di favorire l'integrazione eh, delle attività di trapianto eh, organizzate o gestite dalle singole aziende ospedaliere e mi pare invece che il cammino per eh, il sostegno all'attività a donare gli organi, una scelta in comune, sia eh, già, mi pare, ben avviato. Grazie. La ringrazio Vicepresidente Valmaggi, abbiamo terminato la trattazione delle interpellanze, passiamo quindi all'ordine del giorno con le mozioni. È giunta una richiesta da parte dell'assessore Cantù che per motivi istituzionali nel pomeriggio dovrà sostituire Presidente Maroni uh, ad un incontro appunto istituzionale. Quindi eh, se il primo firmatario che è il Presidente Galli è d'accordo nell'anticipare la trattazione della mozione, io concederei il fatto di iniziare con la mozione 316, la trattazione delle mozioni. Presidente Galli, se è d'accordo, se non ci sono altre richieste in merito, lascerei la parola direttamente al Presidente Galli per la presentazione della mozione 316. Prego Presidente. Sì, grazie Presidente. Ma, di legge di stabilità e di tagli ne abbiamo parlato 15 giorni fa quando l'assessore Garavaglia è venuto qui a riferire in aula e abbiamo anche affrontato l'argomento con eh, diciamo, particolare puntualità e precisione. Di legge di stabilità e di tagli al sistema regionale ne avremmo dovuto parlare anche ieri quando era previsto l'incontro con tutti i parlamentari lombardi, incontro che è stato rinviato alla settimana prossima. I tagli è noto, insomma, con, riguardano 4 miliardi di cui uno sarà sulle spalle di regione Lombardia per la semplice ragione che i tagli sono effettuati in base al PIL e questa regione copre circa un quarto del PIL di quest, del Paese. E tra l'altro di quel miliardo che eh, verrà, subirà la Regione Lombardia in termini di tagli, due terzi sono circa, due terzi circa so, eh, ricadono sul sistema sanitario e un terzo circa sul sistema dei trasporti. È del tutto evidente che con la legge di stabilità e con questi tagli lo Stato intende ribadire il suo forte potere di indirizzo, un forte potere di indirizzo che ricade direttamente anche. Sul sistema sanitario e sulla non mai sopita volontà da parte dello Stato di ricentralizzare certe funzioni. E proprio però come funziona il sistema sanitario della Lombardia ci dimostra che quando il decentramento viene effettuato in realtà virtuose, il decentramento funziona, quindi di questo dobbiamo tenere conto. Ecco al netto dell'episodio dei coriandoli del presidente Romeo della scorsa seduta, è noto che eh, il governo intenda tagliare in nell'ambito della legge di stabilità 100 milioni di euro dal fondo per le autosufficienze, un fondo che è fondamentale per sostenere i malati gravi non autosufficienti, tra cui le 6.000 persone che sono colpite dalla SLA. L'utilizzo di questo fondo ha permesso alla Regione Lombardia di concretizzare, anche in questo 2014, Alcuni interventi a favore delle 670 eh, persone affette da malattie del motoneurone, ivi compresa appunto la eh, sclerosi laterale amiotrofica o in stato vegetativo. Con i tagli del governo, la regione sarebbe penalizzata con una riduzione del fondo da 51,7 a 36,5 milioni. Dunque, questo è indubbiamente un atto che contrasta in maniera clamorosa con la campagna contro la SLA, eh, alla quale il eh, Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha partecipato l'estate scorsa, sul finire del mese di agosto, insieme ad altri esponenti politici del Partito Democratico, facendosi peraltro molta pubblicità con la famosa e molto pubblica doccia gelata per raccogliere fondi e aiutare la ricerca scientifica sulla terribile malattia che trasforma le persone in disabili bisognosi di continua assistenza. Intendiamoci, le docce gelate vanno bene per sostenere la ricerca solo se sono seguite e precedute da gesti coerenti, da gesti di generosità e di assistenza concreta nei confronti dei disabili. Il PD ha trovato i finanziamenti per i clandestini, ha tolto i 100 milioni di euro però al fondo che serve per finanziare la ricerca e le iniziative a favore dei disabili. Bisogna registrare che sul palco della Leopolda c'è stato un sostanziale dietrofront, perché il Presidente del Consiglio ha assunto l'impegno di mantenere per il 2015 la stessa cifra che ha avuto nel corso di quest'anno, cioè 350 milioni di euro. Ma il dietrofront politicamente non basta, non basta tranquillizzarci, dopo le garanzie bisogna vedere i fatti concreti. Perché il problema è che anche con il fondo a quota 350 milioni si tratta sempre di una cifra non sufficiente per venire incontro alle esigenze alle quali si dovrebbe far fronte per assistere le persone gravemente disabili. Nel 2014 dei 350 milioni stanziati, 75 sono stati immediatamente indirizzati all'assistenza delle persone con disabilità gravi e dei rimanenti 275 ben il 40% è stato ugualmente destinato, in sede di riparto alle regioni, ai disabili gravi. È per questa ragione che al più presto serve l'elaborazione di un piano per la non autosufficienza, un piano organico e articolato, finalizzato all'assistenza domiciliare in diretta, che veda nel giro di pochi anni uno sviluppo delle risorse. Ecco perché noi chiediamo che la Giunta si impegni tempestivamente in sede di Conferenza Stato-Regioni contro questo taglio di 100 milioni sul Fondo non autosufficienza. Per garantire la continuità degli interventi assistenziali a favore delle persone non autosufficienti affette da queste malattie gravi che comportano il bisogno di essere costantemente assistiti da una figura in grado di sopperire ai loro bisogni e che comportano e aggiungo questo in conclusione e che comportano anche un'attività di ricerca che non deve essere sottovalutata poiché appunto le eh, malattie rare sono indissolubilmente legate all'attività di ricerca scientifica io personalmente da ricercatore ovviamente su un terreno diverso però questo esola in qualche modo da questa mozione auspicherei che la mia regione e eh, la mia giunta lo dico tra virgolette intervenisse in modo significativo per potenziare appunto l'attività di ricerca e fiancheggiare quei malati che si sottopongono volontariamente alle cure sperimentali. Ripeto, questo è un altro discorso, però rientra nel pacchetto di questa aggressione di cui appunto eh, sono oggetti gli affetti dalle patologie rare che eh, si vedono, vedono deprivato, appunto, vedono questo taglio di 100 milioni di euro, eh, abbattersi in modo significativo su quelle che dovrebbero essere le eh, funzioni di assistenza nei loro confronti da parte delle pubbliche istituzioni. Grazie. La ringrazio Presidente Galli, chiedo ai consiglieri di iscriversi per il dibattito generale, siamo in discussione della mozione 316, taglio di 100 milioni di euro al fondo per la per le non autosufficienze. In questo momento io non ho iscritte ad intervenire, sì, non, più che altro non risultano. Prego consigliere Ambrosoli. Grazie signor Vicepresidente. Le notizie buone sono che da Roma sembrano confermare, direi con certezza, il ripristino di questi eh, fondi. A brevissimo, alla prima, al primo passaggio già in commissione. Questo è positivo. La, il mio intervento non è rivolto ad esprimere un giudizio su questa mozione, che ovviamente non può che essere un giudizio favorevole eh, per l'impegno. Tra l'altro, una volta tanto che usiamo l'espressione impegna la giunta, direi che potremmo quasi brindare. Ma il la mia considerazione è di altra natura. Scusate, c'è bisogno che la maggioranza in Consiglio presenti una mozione per chiedere alla Giunta quanto di più ovvio e doveroso ci sia. Io torno su un tema che mi avete sentito affrontare già in altre circostanze, cioè il significato e il ruolo di questo Consiglio, perché io auspico vivamente... Che la Giunta già si sia attivata in sede di Conferenza Stato e Regione contro il taglio del fondo per le non autosufficienze per l'integrazione dello stanziamento previsto. E se la ragione di questa mozione, come immagino che sia, sia quella di dimostrare che c'è un'ampia condivisione intorno a questa tematica, di dare tra virgolette manforte alla eh, Giunta perché presso la Conferenza Stato e Regioni possa dire che tutto il Consiglio regionale si muove in questa direzione, beh, allora io auspico che per il futuro ci sia la eh, volontà di prendere in considerazione che su tematiche ovviamente così fortemente condivise eh, possa bastare uno scambio mail fra tutti i capi gruppo con una richiesta congiunta senza dover occupare il tempo di quest'aula che torno a dire anche in relazione a queste tematiche forse dovrebbe occuparsi più di riforma che di atti di indirizzo scontati grazie La ringrazio consigliere Ambrosoli, ha chiesto di intervenire sempre in dibattito generale il consigliere Girelli, ne ha facoltà. Grazie, grazie Presidente, anche per quanto riguarda il gruppo del Partito Democratico pronuncio fin da ora il voto favorevole a questa mozione che indubbiamente richiama l'attenzione su un tema delicato e pone una riflessione generale sulla necessità di stanziare fondi adeguati per affrontare alcune criticità che sono ben presenti sul nostro territorio e che riguardano le persone con particolari difficoltà loro e le loro, le loro famiglie. Però con altrettanta eh, onestà intellettuale vorrei ricordare a quest'Aula la storia di questo fondo, che non è una storia che nasce quest'anno, è una storia che nasce nel 2007 con un governo di centrosinistra che lo istituì, fu finanziato negli anni successivi per importi non di poco conto, fu completamente azzerata dai governi di centrodestra, a parte uno stanziamento semplicemente per la SLA nel corso del 2011-2012, è stato ripristinato dal governo di centro-sinistra per 350 milioni nel 2013, riproposto nella manovra di quest'anno e come poc'anzi veniva ricordato, il, il taglio paventato di 100 milioni è il ministro Poletti che l'ha garantito, assieme ad altri pronunciamenti del ministro Boschi e del ministro Lorenzin, della specifica volontà di voler ripristinare con ulteriori 100 milioni, raccogliendo quelle che sono state le istanze molto. Molto dirette molto, e molto chiare di molti esponenti del centro sinistra, del Partito Democratico in particolare, riguardo la contrarietà a questo taglio applicato. Proprio per una concezione che è quella che non si ha paura di dire anche ai governi amici dove sbagliano, dove bisogna correggere. Perché credo che avere una responsabilità di mandato popolare, essere in questa assemblea, porta ciascuno di noi ad avere il coraggio di assumere questa responsabilità che non significa essere contro, significa secondo me sempre aiutare chi governa a non sbagliare, a capire meglio su cosa sta decidendo, su dove sta tagliando. Mi si conceda una parentesi, mi spiace dover rilevare che la stessa attenzione, la stessa reazione non ci sia stata nel 2011 e nel 2012, laddove questo fondo è stato completamente azzerato e laddove in maniera così anche molto passiva, si è accettato quasi che fosse impossibile esprimere un dissenso verso, verso quei governi. E questa è una riflessione generale che credo che dobbiamo fare tutti come, come Assemblea nel dire sempre, indipendentemente dal rapporto, dal colore politico di chi, eh, di, di chi ci troviamo di fronte, quello che pensiamo e quali sono i bisogni del territorio che rappresentiamo. Sullo sfondo vi è chiaramente la necessità di un ripensamento, il lavoro che si sta facendo sul libro bianco ci porterà a questo, su tutta la tematica della non autosufficiente. C'è in, in esame da un po' di tempo in un gruppo di lavoro un progetto sulla vita indipendente. Vi sono tipologie di situazioni di una gravità assoluta che magari a differenza di altre più conosciute rischiano di essere anche un po' sottovalutate da noi stessi proprio perché non ne conosciamo i connotati fino in fondo ma che riguardano tanti cittadini e cittadine lombarde che vivono oltre che il dramma del disagio quasi la non capacità di coglierlo questo disagio da parte delle istituzioni. Insomma è una sfida che ci troviamo di fronte. Accanto al richiamo che facciamo al governo nazionale, io credo che dobbiamo viverlo anche come un richiamo a noi stessi per interpretare fino in fondo il lavoro che ci aspetta, nel sapere entrare nel dettaglio e questo sì, anche i fondi regionali, a volte a saper distinguere dove meglio vanno indirizzati, avendo il coraggio di aiutare sempre chi è soprattutto in difficoltà. Grazie consigliere. La parola alla consigliera Santisi, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, eh, guardo attorno, vedo pochi colleghi e quindi mi appello... <ride> buoni? Esatto, pochi ma buoni. Eh, eh, ho sentito e ho ascoltato le parole con interesse. Eh, io desidero precisare che comunque, sempre, non abbiamo fatto la lotta per ideologia ai partiti contrari perché ho lottato e ho protestato fortemente ero sindaco di Seriate contro i tagli del passato. Questo significa che l'attenzione non è di delicatezza per chi sta al governo, ma è di difesa di chi è più fragile. E oggi mi sembra assurdo dovere proprio che si debba presentare e discutere questo tipo di mozione, una mozione in cui chiediamo al governo eh, di non tagliare i fondi per la non autosufficienza, in cui una mozione in cui chiediamo, come se chiedessimo quindi a un buon padre di famiglia di non buttare i figli fragili dalla rupe di Tarpea, ma di curarli e amarli con più amore rispetto ai figli sani. Tutto questo quindi è ancora più desolante, proprio perché se consideriamo i separetti esterni, Estivi delle secchiate di, di acqua gelata per eh, così sensibilizzare e quindi aiutare gli ammalati di SLA. Eh, ha partecipato anche il primo ministro Renzi, eh, e quindi è sempre pronto a fare un po' il primo della classe. Dicevo, tutto questo eh, è ancora più desolante proprio perché nel momento in cui lui apriva una via di speranza agli ammalati di Sla con la sua partecipazione a quella manifestazione estiva, il suo governo stava vedendo dove tagliare. Allora, eh, anche allora gli ammalati di Sla sono andati in piazza, e leggo su Imola oggi che anche questa volta andranno in piazza a protestare, tra cui il Presidente, che in questo momento mi sfugge, il cognome eh, che è eh, proprio immobile eh, a letto. Allora eh, le mie considerazioni in realtà, quindi eh, io voglio sottolineare due aspetti. Certo, ci sono delle crisi economiche, li stanno subendo tutti, le province in grande difficoltà che e quindi anche la disabilità per gli studenti negli istituti superiori al palo, l'assistenza, quindi eh, che si dovrebbe fare come nazione civile, come, come Stato civile. Chiedo scusa sulla parola. In realtà quindi la visibilità del gesto anche del Presidente del Consiglio non ha funzionato. Ma la cosa che io desidero sottolineare proprio in questo contesto è che ha il sapore di una beffa questa eh, pantomima estiva, questi siparietti hanno fruttato poco per gli ammalati, ma perché questa comunque è una scelta politica e è a questo che io mi appello, alla sensibilità della sinistra che da sempre si è detta attenta alle persone con fragilità. Però mi viene da sottolineare alcuni aspetti. In questo momento in cui si tagliano, e io aspetto di vedere che le promesse siano attuate i fondi sulla non autosufficienza, come diceva l'assessore Garavaglia, si sono trovati 150 milioni per la Calabria per i forestali, si sono trovati 100 milioni per Napoli per i lavori socialmente utili, si sono trovati 40 milioni per il Molise perché era in deficit, credo, la sanità. Ma soprattutto si sono trovati 170 milioni per, gli, per i clandestini o profughi, non so bene come definirli, eh, anche se proprendo per la prima parola, che arriveranno e mentre Alfano prometteva la chiusura immediata di Mare Nostrum con l'ingresso dell'Europa, visto che l'aspetto la, di aiuto dell'Europa è minimo, è ridicolo, è offensivo, ha deciso di prolungare per tre mesi ancora Mare Nostrum con i costi notevolissimi che conosciamo. E non sappiamo se poi continua ancora. Era la famosa dimissione eh, dolce di questo aspetto di questo, eh, di questo progetto Mare Nostrum. Ecco allora io eh, chiedo al nostro eh, a, nello Stato, quindi all'assessore, a chi di competenza nelle contrattazioni Stato-Regione, di farsi portavoce forte di queste istanze. Non è possibile né pensabile che ogni anno debbano andare in piazza persone che non hanno neppure la capacità di stare all'impiedi per difendere un diritto sacrosanto, il diritto ad essere curati. E sottolineo ancora che comunque se non si accudiscono, se non si ha questo aspetto anche a casa per mantenerli nella migliore condizione di serenità, comunque affluiscono ai servizi sanitari. E quindi più ingressi significa anche più costi. Quindi anche da un punto di vista economico non è un ritorno positivo, è un ritorno negativo maggiore in termini di sofferenza umana e in termini anche di costi economici. Grazie. Grazie consigliera. Io non ho altri iscritti tra i consiglieri nella discussione generale, per cui do la parola all'assessore Cantù. Prego, Assessore. Grazie Presidente. Mi fa piacere che vi sia sensibilità per il Fondo per la non autosufficienza. Per quanto mi compete, lotto quotidianamente per far sì che le risorse al sociale nelle sue varie articolazioni non vengano ridotte. Difatti, una delle mie battaglie è quella di combattere le inappropriatezze sia nel sociale che, permettetemi, nella sanità per evitare che chi sia stato pesantemente colpito nelle fragilità sociali e sociosanitarie venga ulteriormente penalizzato in termini di qualità della vita. Ricordo che la DGR 740, con riferimento alla misura per le persone in dipendenza vitale, supera la distinzione tra tipologie diagnostico-cliniche come beneficiari degli interventi pur assicurando alcune specifiche condizioni alle persone con malattie del motoneurone e per le persone in stato vegetativo. Non sono sicuramente una buona comunicatrice, non faccio docce gelate, ma cerco con tutte le mie capacità di dare risposte concrete nel limite delle disponibilità ai bisogni dei più fragili. Nel dettaglio, la misura... A favore di tali persone consiste in un buono, in un buono mensile di 1000 euro, destinato a sostenere il lavoro di cura assicurato dal familiare o dall'assistente. E non prevede per la concessione di tale buono alcun limite di reddito. La DGR740 non solo ha rappresentato uno strumento per rendere universale una specifica manovra a favore delle persone con gravissima disabilità, dipendenza vitale ma ha anche consentito di acquisire un patrimonio di conoscenze su tali persone e sulle loro famiglie, per la loro migliore assistenza e tutela. I dati relativi alle persone in condizioni di dipendenza vitale prese in carico nel periodo ammontano ad un totale di 2.500, con un incremento rispetto alle persone in carico all'agosto del 2013, persone con malattia del motoneurone, persone in stato vegeta vegetativo, di 1.373 persone. Quindi il tema della non riduzione delle risorse si deve accompagnare a quello di integrarle al meglio. In ogni caso va da sé che l'oggetto dell'impegno proposto nella mozione in discussione è più che condivisibile. Grazie. Grazie Assessore. Sono aperte le iscrizioni per eh, dichiarazioni di voto. Consigliera Maroni, prego, ne ha facoltà. Invito gli altri consiglieri che intendessero fare dichiarazioni di voto di iscriversi a parlare. Prego. Grazie Presidente. Annuncio il voto favorevole della lista civica Maroni ringraziando il mio capogruppo per aver presentato questa mozione sul Fondo per le non autosufficienze. Sottolineo anche come sia una grande ingiustizia sociale. Stiamo parlando di cittadini che grazie a questa drastica riduzione di risorse resteranno senza assistenza domiciliare un fatto di enorme gravità. In un paese civile come il nostro, chi è malato e in difficoltà, dovrebbe avere più diritti e servizi rispetto ad altre persone. Grazie. Grazie consigliera. Chiesto la parola al consigliere Carugo, prego, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Beh, anche noi voteremo... Consigliere Capelli. Pre, grazie. grazie Presidente. Anche noi voteremo a favore. Sì, vi stupirò, voteremo a favore ovviamente, ma anche perché, come diceva anche Pim Ambrosoli, sostanzialmente la cosa si è già risolta, che i fondi verranno, saranno confermati. Siamo confermati, quindi al di là di questione degli immigrati, Mare Nostrum, tutte le cose che abbiamo sentito oggi, insomma una risposta attiva c'è, come concordo che la risposta e anche l'impegno che sappiamo che l'assessore Cantucci sta mettendo è un impegno che già da un po' esiste. Quindi voteremo a favore. La senti. Consigliera Santisi si è iscritta per dichiarazione di voto? Prego. fatto prima, chiedo scusa, ma sono confortata dalle parole di Carugo, del consigliere e mio presidente di commissione, che quindi mi garantisce con Alfano che i soldi li metterà e non continuerà a spenderli in altre cose. La Lega ringrazia la lista Maroni per questa mozione e dà voto positivo perché è una cosa importante. Grazie. non ho altri iscritti in eh, dichiarazione di voto mettiamo in votazione la mozione 316 favorevoli contrari astenuti la mozione è approvata passiamo ora al riprendiamo l'ordine del giorno Passiamo ora alla mozione 281, nuove assunzioni e blocco delle esternalizzazioni delle attività primarie nella sanità pubblica. Primo firmatario consigliere altitonante, prego, ne ha facoltà. Grazie, grazie Presidente, buongiorno a tutti i colleghi, ringrazio i colleghi del, del mio gruppo che hanno firmato tutti questa mozione. E ringrazio anche la disponibilità del, dell'assessore Mantovani, vicepresidente, con cui si è confrontato con, con questa mozione. Abbiamo delle ottime notizie che arrivano da alcune classifiche, in particolare la classifica di Bloomberg sui sistemi sanitari mondiali che danno la sanità italiana, in particolare quella delle regioni del nord al terzo posto dopo Singapore e Hong Kong. Questa è una classifica importante che si basa su una serie di indicatori e fa della Lombardia una sanità leader in Italia anche e soprattutto a dispetto di quello che c'è stato negli ultimi anni con taglio di risorse e con quello che ci aspetterà. Sappiamo che è in discussione una legge di stabilità che ormai... E cosa fatta? Dove alla Regione Lombardia taglieranno qualcosa come 750 milioni di euro solo nel reparto sanitario. E poi c'è stata la classifica dell'anno scorso dell'Agenas, quindi l'agenzia nazionale eh, che fa un monitoraggio sui sistemi sanitari regionali, dove tra i primi dieci ospedali d'Italia noi vediamo. 5 ospedali della Lombardia e al numero 1 in posizione stabile c'è l'ospedale San Raffaele. Perché questa premessa e perché questa mozione? La mozione deriva da una serie di considerazioni che ho fatto, che abbiamo fatto insieme al gruppo in questo primo anno e mezzo di esperienza in, in Consiglio regionale e in particolare in Commissione Sanità. Il nostro modello, il modello di sanità lombardo è un modello che ha successo e avrà successo, e poi io credo con la riforma eh, saremo al passo anche con quelle che sono la, le nuove dinamiche eh, dei malati cronici e delle richieste, dei fabbisogni dei cittadini perché c'è un principio sacrosanto, quella della libertà di scelta. È il cittadino che è al centro che sceglie fra un ospedale pubblico e un ospedale privato e la regione dà la possibilità di scegliere di affidarsi anche a strutture private convenzionate che tra l'altro sono le massime eccellenze in Italia. Prima ho citato il San Raffaele che è un tipico esempio di un privato convenzionato, ma diamo esempi anche nel, nell'Humanitas e ci sono diverse strutture eccellenti nel privato. E questo deve essere un principio, un chiodo del, del nostro sistema che è anche stato riconfermato nella riforma che verrà. Però cosa sta succedendo invece nel, nel sistema pubblico, nelle, nelle strutture pubbliche? Beh, nelle strutture pubbliche stiamo assistendo negli ultimi anni a sempre più esternalizzazioni per quanto riguarda i servizi primari di sanità. Perché finché c'è l'esternalizzazione per efficientare la, le pulizie, la lavanderia, quello che è il facility management anche degli immobili, ci mancherebbe altro. E questo è il modo di, di lavorare e gestire le aziende pubbliche sanitarie. Ma quando iniziano le esternalizzazioni di servizi primari come l'emodinamica, dove non solo... Ci sono eh, le macchine eh, che vengono acquistate, ma anche il, il personale. Quando iniziano a, a essere esternalizzati tutti gli infermieri, quindi le cooperative di infermieri, poi sappiamo da dove arrivano tanti infermieri, quando iniziano a esternalizzarsi tutti i servizi di odontoiatria con contratti pluriennali per più di dieci anni, allora io credo che noi dovremmo fermarci a riflettere e dare un, un messaggio chiaro. Un messaggio chiaro che vuole dare questa mozione. Perché la, la forza della sanità, e l'assessore l'ha ripetuto diverse volte in questa Aula, dei centomila addetti che lavorano nella sanità pubblica in Lombardia è il capitale umano. E allora, se, se per diverse reparti noi iniziamo a esternalizzare, significa che non stiamo valorizzando il capitale umano la risorsa primaria della sanità, perché chi fa grande la Lombardia sono i medici, sono gli infermieri, sono tutte le persone che lavorano a servizio della sanità pubblica. È troppo semplice esternalizzare un reparto ed è poi una, un modo di lavorare che porterà, io credo a breve, a esternalizzare tutti i servizi di radiologia. E perché si esternalizzano? Perché magari costa di meno, perché se, se io devo... Assumere degli infermieri direttamente nel mondo pubblico mi costa molto di meno. Chiamare una cooperativa che magari fanno una gara al massimo ribasso, arrivano gli infermieri dalla, dalla, Romania, dalla Romania e ho, ho raggiunto il mio target. La sfida allora per, noi, per questa regione è quella di dire basta alle esternalizzazioni, dimostrare. Le necessità in alcuni casi, perché c'è sempre la, il buonsenso e la, eh, e la flessibilità di dire su alcuni casi possiamo fare esternalizzazione, ma va spiegata bene. Prima dobbiamo mettere in condizioni i tanti collaboratori del servizio pubblico sanitario di poter essere assunti, c'è stata nell'ultimo bilancio 56 milioni di euro a disposizione per 1164 nuove assunzioni, dove ci sono 200. 56 medici, 460 infermieri, quindi abbiamo dimostrato di poter andare in questa direzione. Oggi questa mozione vuole essere un simbolo che su questa tematica delle esternalizzazioni il Consiglio regionale c'è, vuole, vuole dire la sua, vuole essere da stimolo anche per i manager della sanità pubblica, perché io mi aspetto che un manager della sanità pubblica non sia valutato solo per i risultati a livello di target cost, ma sia valutato anche per la capacità di fare efficienza. Cioè, se in un ospedale privato come San Raffaele sanno efficientare i reparti e se ne occupano loro direttamente, perché un manager di un ospedale pubblico non è in grado di fare internamente dei servizi primari sanitari? Questa è la domanda. Allora la sfida, lo stimolo assessore che dobbiamo dare ai manager della sanità pubblica è che devono dimostrare anche nell'ottimizzazione delle risorse che internamente si può fare efficienza anche sui costi assumendo infermieri, assumendo medici dall'interno e non semplicemente facendo una gara d'appalto, esternalizzando i servizi della sanità primaria. Io credo che oggi possa essere un segnale importante anche in vista di quella che sarà... La riforma della sanità in Lombardia, dove il principio pubblico privato e la scelta del cittadino deve essere al centro, ma anche il modo di governare, e di, di governare eh, la sanità pubblica deve fare un salto di qualità. E io credo che questo sia un messaggio importante, una sfida importante che lancia il Consiglio regionale ai manager della sanità pubblica. Grazie. Grazie consigliere Altitonante, ha chiesto la parola il consigliere Borghetti, prego ne ha facoltà. Grazie presidente. Beh, noi accogliamo con un certo favore una serie di cose che eh, il consigliere Altitonante ha detto e ha eh, scritto nero su bianco in questa mozione, perché devo dire risuonano come una certa novità in quest'aula. Noi siamo Reduci da quasi un ventennio di discorsi sulla sanità lombarda dove il rapporto pubblico-privato invece, diversamente da quanto c'è scritto nella mozione con un chiaro intento... Critico rispetto alle posizioni del centro sinistra, la posizione ideologica è stata assunta dal centro destra, quasi come se ci fosse un pregiudizio favorevole verso il privato e negativo verso il pubblico. Noi, a scanso d'equivoci, diciamo ancora una volta in quest'Aula che non abbiamo nessun pregiudizio rispetto all'intervento pubblico o privato in sanità. Prendiamo atto, tra l'altro, che in questa regione, adesso non è il caso qui di fare la storia. Della sanità degli ultimi vent'anni in Regione Lombardia, ma oggi c'è un'offerta che presenta una matrice privata consistente, sono stati ricordati i posti letto o le strutture nella mozione, se ci limitiamo a quello abbiamo un numero di strutture che private accreditate che è addirittura è equiparabile a quello delle strutture pubbliche. Ma questo non è il punto che ci interessa. Oggi Regione Lombardia offre questo tipo di. Eh, offerta sanitaria, ci interessa che sia garantita la qualità, la proprietà e la risposta adeguata ai nostri concittadini nel momento che hanno un bisogno di salute. Ci interessa però anche che la politica degli investimenti sia conseguente a questi obiettivi e noi registriamo in passato uno spostamento di risorse verso le strutture private che non è stato equilibrato rispetto a quello che era il necessario sviluppo della sanità lombarda. In particolare la parte pubblica certamente non è stata supportata come avrebbe dovuto essere. Per cui salutiamo con favore l'idea che anche dal punto di vista delle politiche di bilancio e delle politiche di governance, perché di questo si tratta nelle parole del consiglio altitonante, si voglia sottolineare l'importanza di adeguato supporto alla parte pubblica della sanità in questa regione e lo dico senza, ripeto, nessuna assunzione ideologica né verso il pubblico né verso il privato. Oggi questa è la regione Lombardia, un'importante offerta privata accreditata, un'importante offerta pubblica, cerchiamo di dare l'adeguato sostegno alla parte pubblica che in questi anni sostegno adeguato non ha avuto. E poi in particolare, se ci eh, focalizziamo sull'esternalizzazione, ecco allora. Anche qui trovo condivisibile una serie di affermazioni che ha fatto il consigliere altitonante. Perché non parlo certo di privatizzazione, ma la esternalizzazione di una serie di servizi che riguardano il core dell'attività dentro gli ospedali, che non riguardano i servizi generali, ha preso un andazzo che comincia a diventare preoccupante. Quando parliamo di personale, quando parliamo di servizi alla persona esternalizzati. Stiamo indebolendo poi in molti casi la garanzia di qualità del servizio, senza nulla togliere a tante cooperative, a tanto privato che entra nei nostri ospedali a fare servizi, per carità. Però sappiamo la necessità di una continuità di presenza dentro le strutture ospedaliere, anche rispetto al rapporto eh, tra il paziente e il personale infermieristico, medico e quant'altro. Con l'esternalizzazione viene meno il turnover di personale che l'esternalizzazione eh, del servizio infermieristico, per esempio, introduce dentro le strutture ospedaliere, è un turnover che non certo ci tranquillizza rispetto alla garanzia di qualità del servizio che c'è bisogno e anche di sinergia con le altre figure che operano dentro agli ospedali. Allora, una cosa è esternalizzare un servizio di pulizie o di lavanderia generale, un'altra cosa è esternalizzare... Un servizio infermieristico oppure, come è stato correttamente citato, un servizio di odontoiatria o di emodinamica. In particolare, eh, non entriamo troppo nei dettagli. Ma rispetto ai famosi service dell'odontoiatria forse c'è bisogno di fermarsi un attimo e fare il punto di quello che sta avvenendo e della effettiva rispondenza all'interesse pubblico di tutta una serie di esternalizzazioni. Per quanto riguarda poi lo sblocco del turnover, anche qui eh, ci, vediamo ci troviamo d'accordo nella idea che ci sia una necessaria eh, valorizzazione e potenziamento rispetto a, a, al personale presente nelle nostre strutture pubbliche in Regione Lombardia, è un problema che evidentemente tocca anche le politiche eh, nazionali e tutto il discorso della spending review. Forse è vero, facciamo un esame di coscienza, che si parla tanto di edilizia sanitaria e si parla tanto di farmaco, ma si parla troppo poco di personale, di sostegno, di valorizzazione, di formazione del personale dentro le nostre strutture. La qualità che Regione Lombardia oggi presenta nel proprio servizio sanitario è dovuta in maniera determinante anche alla qualità del personale in servizio e però in questi anni i tagli di risorse e le politiche anche per quanto riguarda le scelte di competenza regionale non sono state sufficientemente all'altezza rispetto alla valorizzazione e al potenziamento del personale di cui oggi abbiamo bisogno. Per cui il nostro giudizio è complessivamente positivo rispetto alle richieste che la mozione fa e vogliamo anche sperare che questo sia un segnale di una rinnovata, di una nuova anzi, attenzione verso le strutture pubbliche in questa regione che dalla maggioranza di centrodestra viene proprio in un momento delicato in cui speriamo, perché ancora non abbiamo certezza si parli davvero di riforma del sistema sanitario lombardo. Noi siamo pronti, abbiamo depositato le nostre proposte, anche rispetto a questo tipo di eh, problematiche abbiamo scritto delle cose nero su bianco con le quali ci vogliamo confrontare con la maggioranza e speriamo di poterlo fare presto. Siamo un po' preoccupati a dire il vero che siamo a novembre e l'annunciata riforma a luglio col libro bianco resta ancora ferma al libro bianco di luglio, quindi vi aspettiamo eh, per fare la nostra parte nell'interesse dei nostri concittadini lombardi al più presto. Grazie. Grazie consigliere Borghetti, ha chiesto la parola il consigliere Carugo, prego, ne ha facoltà. Grazie presidente, ma ah, sono stupito di questo nuovo patto del Nazareno tra PD e Forza Italia sulla sanità. Un po' mi stupisce. È vero che ultimamente ultimamente eh, noti esponenti politici sono andati in Corea del Nord e hanno decantato la bellezza, la bellezza anche la, come un certo tipo di sistema, anche il sistema sanitario, quello della Corea del Nord, dovesse essere preso ad esempio anche, anche in, in Italia. Però, insomma, se ad oggi la regione Lombardia risulta essere il, il sistema ancora, No, ha citato Bloomberg: quello più che funziona, che meglio funziona, è proprio grazie a un principio cardine, che è quello della libertà di scelta da parte dei cittadini e parità tra pubblico e privato. Allora, se si vuole smantellare questo sistema, ce lo si dica. Non so se i cittadini lombardi saranno contenti di. Tornare o un modello tipo Pol Pot Corea del Nord piuttosto che altro, perché dei sentori che poi magari sicuramente l'assessore Mantovani ci smentirà, perché è intelligente, ci smentirà su questo, ma i sentori, le avvisaglie un pochettino mi, mi, insomma, mi, mi lasciano un po', mi fanno sospettare, quindi vigileremo e cercherò anche di declinare il perché io sono contro diciamo questa mozione, primo quando si parla di esternalizzazione va bene, non esternalizziamo quantomeno non prendiamo più le cooperative degli infermieri, decidiamo di chiudere molti reparti, decidiamo di chiudere molti ospedali. Lo sappiamo tutti che gli infermieri in Italia sono quelli che sono, non vanno a coprire tutte le esigenze dei nostri ospedali. Vogliamo assumerli tutti? Vabbè, si sta facendo anche una politica di assunzione, che sono stati anche stabilizzati tanto personale nel, 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 nel campo sanitario. Però senza le cooperative molti reparti, molti ospedali in Italia e Lombardia verrebbero tranquillamente chiusi. E chi? Vive anche in un mondo di residenze per sanitario, lo sa benissimo. Per fortuna che abbiamo cooperative che portano qua, che portano qui anche degli infermieri da altri paesi. Secondo, quando si parla di esternalizzazione, ma un conto è esternalizzare alcuni tipi di servizi. Giustamente, il consigliere Titonante ha fatto l'esempio dell'odontoiatria, ma ad esempio. Quando si esternalizza, ad esempio, viene citata nella mozione l'emodinamica, eh, ma vengono esternalizzati non i medici, perché sono i medici del reparto che continuano a fare i medici del reparto. Vengono esternalizzati o vengono acquisiti con i cosiddetti service i servizi, ma vengono utilizzati i medici del reparto, non vengono presi i medici del Burkina Faso e vengono portati qua a fare l'emodinamica, sono gli stessi medici di quel reparto che fanno i medici del reparto. Il problema qual è? Che nell'ottica, nell'esempio che abbiamo fatto anche prima, che ha fatto prima il, il, il Presidente... Ehm, rambilla sull'ossigenoterapia si cerca di razionalizzare si cerca di eh, fare anche degli appalti a qualità costo migliore offerente quindi alcuni servizi se c'è una struttura che privata riesce a fornire dei servizi più efficienti in un pacchetto di servizi perché no siamo in un regime di libera scelta Dopo è giusto che vengano controllati questi servizi, che effettivamente ci sia un vero risparmio, e su questo Assessore Mantovani, secondo me, è giusto fare più controllo, come le disse, anche in tempi non sospetti. Però non mettiamo in crisi il sistema, perché è un sistema realmente di libertà di scelta che sta funzionando. Peraltro, noi sappiamo che i singoli direttori generali che vengono valutati mi pare proprio per la qualità complessiva, no? anche nell'ultima eh, diciamo, tabella graduatore che, che, avete, che, state, che è stata stilata, mi pare siano stati valutati per la qualità complessiva, giusto Assessore? Poi anche su questo magari mi smentirà ma non credo. Quindi ogni singolo direttore può diciamo, decidere che cosa fare, ovviamente nell'ottica delle leggi, nell'ottica di quello che si può fare in Regione Lombardia. Chiudo brevemente. Io ho solo una preoccupazione seria. Ah, peraltro apro e chiudo. Non bisogna privilegiare le apparecchiature o sofisticate tecnologie. Top. Cerchiamo di avere le migliori tecnologie e le migliori apparecchiature sofisticate. La Lombardia su questo è sempre stata un'eccellenza e se riusciamo a avere le risonanze magnetiche a 7 Tesla piuttosto che a 1,5 o 1. Io sono più, più contenti, dopodiché è ovvio, se riesco, cerchiamo anche di mettere i migliori operatori che possono utilizzare le Ferrari, ma io in Lombardia sono sempre stato abituato ad avere la Ferrari, non la, la Prince eh, da guidare. I nostri direttori generali hanno sempre cercato, hanno sempre fornito il top di gamma, che non il low cost di gamma. Chiudo. È indubbio che questa mozione, ripeto anche come abbiamo letto anche su alcuni articoli di giornale e anche visto la calorata eh, difesa che ne ha fatto il PD di questa mozione presentata dal, dal consigliere Titonante, mi pone dei dubbi, dei problemi in vista anche di quello che si dovrà fare del nostro riordino, non riforma, riordino del sistema sociosanitario. Lo rabbedisco con forza, non si può non prescindere da quello che è stata la storia della nostra regione Lombardia, che sicuramente va migliorata, aggiornata soprattutto per quanto riguarda la cronicità. E qui guardo l'assessore Cantù. Ma questo non può prescindere dal pilastro fondamentale: la libertà di scelta, la parità tra pubblico e privato. Cercare in modo più o meno, chiamiamolo subdolo, nascosto, di togliere. Un affetto importante del nostro, sistema, del nostro sistema, che è quello della sanità, della sanità che fornisce il privato, sarebbe, secondo me, una follia. Sono assolutamente contrario a un modello Corea del Nord e vi ringrazio per l'attenzione. La ringrazio consigliere Caruga, ha chiesto di intervenire il consigliere Magoni. Prego. Grazie Presidente. L'esternalizzazione della pubblica, pubblica amministrazione è spesso spinta da necessità relative ed adempimenti da rispettare o da carenze di organico e contemporaneamente da valutazioni ex ante dei costi risultati o costi benefici. La necessità è quella quindi di elevare i livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministra amministrativa. L'esternalizzazione in sanità è invece potenzialmente contraria alla mission del servizio pubblico. L'ospedale è un'impresa particolare il cui fine non è la sopravvivenza, la crescita del fatturato e il profitto, ma la cura e la tutela della salute nell'esclusivo interesse degli ammalati. Quale interesse avrebbe un'azienda esterna, appaltatrice di servizi diagnostico-terapeutici di ospedale pubblico, a contenere la riduzione delle relative prestazioni, privilegiando interventi meno complessi, meno invasivi e meno remunerativi? Quale interesse avrebbero i sanitari che dipendono dall'azienda esterna a partecipare a ricerche dirette, a prevenire o curare le condizioni patologiche che porterebbero in prospettiva al ricorso a prestazioni valorizzabili con una tariffa inferiore? Ogni ipotizzata riduzione dei costi in un campo così delicato, perché si sta parlando della salute degli ammalati, dovrebbe in primo luogo mirare a risparmi di spesa laddove esistono i veri sprechi e non sulla voce personale. Regione Lombardia, nonostante la spendi review, con il nuovo piano deliberato il 1° agosto di quest'anno, ha previsto l'assunzione di 1.250 unità, mantenendo l'equilibrio di bilancio. È una cifra esigua, ma che, vista l'aria che tira, è da considerarsi un gran successo del Governo regionale, che è riuscito a fare valere le sue ragioni a Roma. Entro luglio 2015 le aziende ospedaliere... Potranno così assumere nuovi lavoratori che andranno a ripianare i vuoti negli organici dovuti a trasferimenti e pensionamenti. Per valorizzare l'eccellenza della nostra sanità pubblica occorre un ulteriore sforzo per investire maggiormente sul capitale umano e contenere al minimo le esternalizzazioni. Lo sforzo richiede a livello nazionale lo sbocco del turnover e dei vincoli delle assunzioni. Sicuramente il, il senso della mozione è condivisibile è rimarcata attenzione verso la tutela della, della salute. Per questo chiedo al collega Altitonante se, modificando il dispositivo, invitando la Giunta nel primo punto e nel secondo punto, la lista civica Maroni darà il suo voto favorevole. Grazie. A ringrazio. Ha di intervenire il Presidente Rizzi. Prego. Sì, grazie Presidente. Eh, il mio intervento è stimolato dagli interventi che mi hanno preceduto, certamente dall'accurato dal, dall intervento del consigliere Altitonante ma anche dalla risposta del Presidente eh, Carugo. Io premetto che condivido totalmente eh, lo spirito della mozione e voteremo certamente a favore di questa mozione, però vorrei sollevare alcuni problemi che sono eh, concatenati l'uno nell'altro nei tre punti del dispositivo dove è fuori discussione che sia eh, importante investire sul capitale umano e eh, chi non lo vorrebbe, ovviamente i nostri professionisti sono coloro che maggiormente sono responsabili del buon nome che l'assistenza sanitaria Lombardi, eh, lombarda ha in giro per l'Italia e per il mondo e questo è assolutamente fuori discussione. Allo stesso modo, il terzo punto mette in evidenza, e ringrazio davvero il consigliere altitonante per aver sollevato questo tipo di problema, mette in evidenza, c'entra davvero dove sta il problema di questa situazione, che non è un problema strettamente economico, non è certamente un problema organizzativo interno a Regione Lombardia, purtroppo è un problema normativo a livello nazionale che si trascina ormai da quattro anni. Di blocco della possibilità o comunque forte limitazione della possibilità di assunzione dalla famosa spending review e dai dalle successive determinazioni che ne sono conseguite, che ci impediscono di far fronte correttamente al turnover di professionisti che vengono a mancare, in qualche caso non potendo proprio assumere persone, in qualche caso potendone assumere solo una percentuale limitata rispetto ai fabbisogni e questo si iscrive ovviamente in quella cattiva politica del taglio lineare, in quella cattiva politica del mettere tutti sullo stesso livello senza differenziare chi ha del grasso che cola e può chiaramente fare meno di determinate risorse umane, chi invece già lavora con l'acqua alla gola e fra un po' cominceremo davvero a chiudere qualche reparto ospedaliero o qualche ospedale. Non perché ci saranno i tagli economici, non perché ci sarà una scelta strategica, ma semplicemente perché un ospedale senza il medico, senza l'infermiere, non può rimanere aperto. Quindi sottoscrivo con il sangue fondamentalmente l'ultimo dispositivo di questa mozione. Il nodo del contendere però mi sembra il secondo dispositivo su cui anche il Presidente Carugo ha correttamente puntato il dito. Io la interpreto in maniera differente eh, lo spirito del consigliere altitonante, non è un meccanismo che deve innescare la polemica per l'ennesima volta tra sanità pubblica, sanità privata, esteriorizzazione del servizio, interiorizzazione del servizio. Io credo che qua ci sia eh, la necessità di fare necessità virtù. Perché, se da un lato non possiamo assumere dal punto di vista normativo... Dall'altro, almeno dobbiamo continuare ad avere la possibile via d'uscita di esteriorizzare determinati servizi aggirando quegli ostacoli normativi che altrimenti ci impedirebbero realmente di far funzionare molti dei nostri servizi. Per cui, l'appello è ovviamente all'assessore Mantovani, che so essere particolarmente sensibile su questo eh, argomento, perché non si è mai tirato indietro nel far sentire la voce di Regione Lombardia differenziando la molto spesso dal coro. Ma partiamo e questo è un dato che tutti quanti continuiamo a raccontarci, ma eh, nessuno fa assolutamente nulla per eh, risolvere questo problema. Ovviamente non sto parlando di regione Lombardia, sto parlando di normativa nazionale. Continuiamo a sentirci raccontare che da qua al 2020 e il 2020 è domani mattina, non è fra mezzo secolo, in regione Lombardia mancheranno 5.000 medici sugli attuali 16.200 in servizio e ne entreranno come turnover 800, quindi con un saldo negativo di 4.200 medici, senza parlare degli infermieri e delle altre professioni sanitarie. Questo vuol dire veramente andare incontro all'inevitabile ridimensionamento di determinati servizi fino anche all'eliminazione degli stessi se non ci si mette una pezza. Per cui al limite se c'è qualcosa da fare su questa mozione è rafforzare ulteriormente l'ultimo punto del dispositivo. Con un voto che mi auguro assolutamente unanime, assolutamente forte, assolutamente determinato di questo Consiglio, che possa per la prima volta veramente alzare fortemente la voce, il grido di dolore di Regione Lombardia nei confronti di una situazione che ormai non è veramente più sostenibile. Grazie. Grazie Presidente Rizzi. Non ci sono altri interventi in dibattito generale. La parola al Vicepresidente Mantovani, prego. Bene, grazie Presidente. Direi che la mozione ha complessivamente, naturalmente da parte della Giunta, un parere favorevole, anche se fanno fatte alcune precisazioni. Intanto di carattere tecnico sui numeri, perché quando si dice visto che le risorse gestite sono pari a quasi 18 miliardi di euro l'anno, va precisato che il 2013 erano 17 miliardi e 49 milioni, quindi manca un miliardo ai 18 e siccome siamo in tempi in cui il miliardo è la discriminante se mantenere alcuni servizi in essere oppure no, io credo che sia questo un fatto non trascurabile sul piano dei numeri. Quindi sicuramente per il 2014 poi sono previsti 506 milioni in più dovuti alla agli standard che sono stati applicati. Anche per quanto concerne i numeri, a parte che noi non siamo un quinto della popolazione italiana, ma siamo solo il 16,7%, ma per quanto riguarda invece 1,7 milioni di ricoveri, preciso che sono 1 milione e 520 mila, ben al di sotto della cifra che è stata qui indicata. Quindi io sono convinto che sono delle precisazioni necessarie. Di questi il 9% sono pazienti che arrivano da altre regioni e lo 0,69% anche da residenti fuori Italia. Un'ulteriore precisazione quando si dice calcolato che dalla riorganizzazione delle alte specialità delle aziende sanitarie recupereranno cospicue risorse. Ecco questo va inserito in un contesto di lungo termine. Perché non si chiudono i punti domani mattina? Ma nel giro di 3, 4, 5 anni si potranno avere delle risorse in questo, in questo senso. In, pertanto, sul tema oggetto, comunque il nocciolo della, della mozione presente, si osserva che le scelte rientrambi nell'ambito dell'autonomia delle singole aziende sanitarie. Sono connesse all'esternizzazione di alcuni servizi e motivate anche da ragioni di efficientamento e di ottimizzazione dei servizi stessi. Si sottolinea inoltre che l'Assessorato alla Salute sta indirizzando le proprie politiche in materia di personale verso la stabilizzazione. Utile ricordare che in 18 mesi. Noi abbiamo stabilizzato 3.078 persone del servizio pubblico, questo sta a significare 881 dirigenti, particolarmente medici, e 2.196 del comparto, questo per dire che siamo assolutamente in linea, anzi nel primo semestre del 2013 abbiamo coperto l'80% dei pensionati, nel 2014 l'88%. Questo per sottolineare la questione del personale che è così cara a questa mozione. È utile pertanto non disperdere le risorse impiegate per la formazione anche di questi profili professionali. Sul punto è da considerare che la formazione acquisita comporta, a beneficio di tali figure, l'acquisizione di una specifica professionalità spendibile fin da subito. Più in generale, e per concludere, sui temi oggetto della presente mozione non si può che concordare con le considerazioni espresse dai consiglieri, pur rammentando che il quadro normativo vigente e il contesto economico finanziario impongono alle regioni vincoli stringenti rispetto all'utilizzazione delle risorse. Si segnala a titolo di esempio che con riferimento all'osservanza dei vincoli di spesa di cui al DL 78/2010 la sezione regionale della Corte dei Conti ha affermato che Regione Lombardia, pur se in condizioni di equilibrio di bilancio, è tenuta ad operare le riduzioni di legge. Io farei comunque una proposta qualora venisse accolta dai consiglieri proponenti. Intanto di togliere dove si dice valutato che per attuare la migliore e più attenta destinazione delle risorse L'investimento maggiore non deve privilegiare apparecchiature e sofisticate tecnologie, ma destinato alle risorse. Questo sta a significare che le sofisticate tecnologie vanno anche di per sé non solo al miglioramento dell'eccellenza della sanità lombarda. Io non mi sento di disinvestire o di privilegiare investimenti che non riguardino il miglioramento delle attrezzature e le altre specialità che ne derivano anche in funzione di una ricerca che avanza tutti i giorni, che migliora le attrezzature e che naturalmente può anche essere rivolta al fatto che si risparmia del personale con delle attrezzature di migliore qualità. E in particolare lasciare fermare l'esternalizzazione mi sembra un tema troppo forte, ma di valutare il ricorso all'esternalizzazione dei servizi qualora ricorrano esigenze di efficientamento e risparmio economico, quindi solo in quel caso, per il sistema e per fornire un servizio migliore per i cittadini. La ringrazio Vicepresidente Mantovani, sono le 13.01 minuto, noi come componenti dell'Ufficio di Presidenza abbiamo in questo momento un incontro al trentesimo, quindi eh, io rimanderei le dichiarazioni di voto che sono tre. E il, la votazione di questa mozione alla ripresa dei lavori alle 14.30. Ricordo anche che alle 14.30, per un impegno preso ieri dal presidente con i presidenti di gruppo, siete invitati tutti ad essere presenti per fare una foto di gruppo che spediremo a due ragazzi svedesi disabili che hanno chiesto di poter avere la nostra foto autografata. Eh, di conseguenza invito tutti alle 14.30 ad essere presenti per fare questa foto eh, di gruppo. Riprendiamo dopo i lavori con eh, il continuo della mozione e comunico all'Aula che sono pervenute tre mozioni urgenti. La 323, 324, 284. Allora, la 323, chiedo un attimo di cortesia. È quella relativa ai controlli sanitari contestuali alla partecipazione di Guinea e Sierra Leone a Expo 2015. Io chiedo ai proponenti di presentare questa mozione in occasione della tematica, della giornata tematica in previsione, il 25 novembre su Expo. Quindi chiedo ai presentatori di ripresentare la mozione in quella sede. Poi sono arrivate altre due mozioni, la 324 situazione compagnia aerea Meridiana del gruppo Lega Nord e del gruppo Maroni presidente, visto eh, la contrattazione che in questo momento in campo sul gruppo Meridiana io accetterei l'urgenza su questo tema e la mozione 284 la distribuzione profilattici maschile e femminile gratuita in occasione della giornata del primo dicembre eh, lotta contro l'AIDS a firma di esponenti di maggioranza e opposizione io renderei anche questa urgente quindi accetto le urgenze la 324 e la 284 e chiedo ai proponenti della 323 di presentarla in occasione della seduta tematica per Expo la seduta è sospesa ricordo ancora alle 14.30 per la foto di gruppo grazie